Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, belli, buonasera a tutti, benvenuti là, benvenuti in taverna, come state, bellissimi? Buonasera a tutti, buon inizio di settimana, come state? Vedo un taverna, come stai, bellissimo, vedo una Gretima che lurca, vedo un Kai, come stai, fantastico, vedo Axe, vedo la Panzi, io tutto bene, come stai tu, invece bella, vedo anche una bellissima Neko, buonasera a tutti, belli, buonasera, stasera si gioca a Dragon's Dogma, che non lo apro dalla volta scorsa. Buonasera Yumaki, come stai, bello? Benvenuti, tra l'altro mi si sente bene perché c'è stato un aggiornamento di Windows, quindi io ho il terrore. In teoria dovrebbe andare tutto. Io tutto bene, a parte la stanchezza e questo tremendo mal di gola, perché ieri faceva cazzo freddissimo, oggi qui ha fatto 26 gradi. E poi il cambiamento climatico non esiste, mi raccomando. Ma si sente molto bene, sì, tutto ok. Oh, sono contento, sono contento. Ma voi che mi raccontate? Come avete passato il fine settimana? Io oggi mi sono messo a lavoricchiare su quel video che avevo detto. Diciamo che sto prendendo l'Indie Night della volta scorsa su No Rest of the Wicked. Ci sto facendo un video come accadde per Lunacid. Questa è una cosa che voglio provare a fare molte volte perché ho visto che almeno su YouTube era piaciuto parecchio, col fatto che aveva fatto tipo 500 visualizzazioni, una roba del genere, che tra l'altro è uscito anche un Corgianza, eh. Andate a mettere mi piacino. Per chi fosse nuovo, il Corgianza è letteralmente un best of delle serie. È il primo episodio di Baldur's Gate che durerà un botto. Visto lo show ID di Xbox? No. Purtroppo sono stato molto impegnato. Hanno mostrato qualcosa di bello, hanno parlato di Fable, che tra l'altro io dovrei recuperare i primi capitoli. Buonasera Star, come stai? Bello, benvenuto. Benvenuto, ah, che tra l'altro, io non so se siete stati voi o qualcun altro e compagnia, ma io ho ricevuto equipaggiamenti e credo che siano equipaggiamenti sbroccati, perché ho ricevuto tipo un'armatura che si chiamava qualcosa Brunilde. Ho visto che era sbroccata, l'ho distrutta. Ho controllato. Ah, quella di Brunilde sono sicuro che non era nessuno di voi. Perché non lo avevo nella lista amici. Quindi quella l'ho distrutta. Le altre cose le ho messe lì dentro, ma non le utilizzerò. Perché ho visto veramente. Cioè, erano difese a livello zero. Difese della Madonna. Male, oggi sto male. Siamo in due star. Non hai giocato Fable? No, mi manca. Io giocai. Lo giocai un po' nella che era Anniversary Edition. Ma perché sento la mia voce? Scusa, ma che cazzo? Allora, sapete che quando parlo sento la mia voce elettrica che mi entra in cuffia. Che cosa cazzo sta succedendo? Buonasera, Harlock. Cosa cazzo vuol dire, Dio Madonna? Cos'è? Com'è possibile? Pronto? Pronto? Allora, ma no, non erano i ba. Ho capito. È la mia stanga del. Sì, degli occhiali. Che mi manda le vibrazioni dentro. Ma che cazzo vuol dire? Ma no, ma aspetta! Ma come? Ma no, dai, ma non è possibile. Allo? Eh? Sono diventato matto del botto. Sento le voci. No, è qualcosa che vibra dentro il mio padiglione della cuffia. Non ho capito perché. È come se vibra la cuffia e mi. E sento cose, ma va bene. Solo indie, ma vai, Survival ha preso per il culo Ubisoft dicendo aggiornamento 4. Come si può chiamare? Se è AAA, quadrupla A, Open Door Action, eccetera. L'hanno fatto bene. Il famoso ritorno in cuffia da occhialudo. No, ma infatti non ho idea, ho paura. Ma è una cosa che mi sta capitando spessissimo di recente, che mi vibra sta cazzo di roba. E sento bordello, ma vabbè, sono matto in culo io, lasciamo perdere. Andiamo, andiamo, fatemi avviare Dragon's Dogma, che tra l'altro l'avevo avviato un po' prima della live, più che altro. Ho visto che dava dei problemi. Io non ho capito se si era avviato male o qualcosa. Ma tipo che proprio stutterava fortissimo. Quindi spero non si sia rotto qualcosa. Che non ho idea. Ma tipo che in città, raga, passava a 3 frame. Ma cioè girando la visuale, non ho capito. Probabilmente perché si era aperto male. O. Misteri dell'informatica. Diciamo che. Io ogni volta che mi metto a programmare su. A programmare, a editare su Premiere, tendo a riavviare il computer perché dopo che tu editi là sopra, praticamente il file system del PC e tutte quelle cose stanno con talmente tante robe aperte che dici, vabbè, refresciamolo, Dio Cristo, che facciamo prima.
Mac comunque, fatemi contro. Oh, ma che tra l'altro adesso il menu. Non ci avevo fatto caso. Il menu mi sa che sta a Bug Batal. Ma adoro. Guarda che tra l'altro nei caricamenti te la fanno vedere l'Hydra. Se l'Hydra l'aggiungono nel DLC, porca ma... mi incazzo, Tocca vedere quanto cazzo sarà grande sto cazzo di DLC. Buonasera Rufus, come stai, bello? Benvenuto, fatemi controllare cose. Che tutto gira, che non gira, quelle robe così. Ce l'abbiamo. Forse che potrebbe essere il framework, effettivamente. Fai vedere. Sembra tutto giusto. E che non si dica mai più, Users, benvenuto per la prima volta, bello. Che mi sono perso l'ultima volta. Siamo andati ad ovest. Abbiamo incontrato la Poppolona di nuovo. Abbiamo fatto tutte le cose tranne l'ultima. E oggi ce ne andiamo a Bug Batal. Sì, ma possiamo vederlo anche noi. Che cosa, Star? Perdona. Dici DLC? Probabilmente. Il DLC. Allora. Hai trovato Popolona, sì. Non mi ricordo come si fa a far partire la sigla. Boh, c'ho un lapsus. Come cazzo era? Mi sono distratto per un attimo, mi sono rincoglionito. Sì, no, è che prima di avviarlo, Star, controllo che non ci siano glitch, morte e compagnia, perché se no faccio partire la sigla. Poi è una merda, devo rifar startare tutto. Ed è uno schifo, ma comunque diamo il via alla sigla. My nose to the ground. I've little enough gold to spend as tis. Ci siamo. Aggiornamento di Windows. Stai calma, Oga. Allora, come vi ho detto all'inizio live, appunto, io ho ricevuto equipaggiamenti. Uno in particolare l'ho distrutto perché ero sicuro al 100% che non foste voi. Ed era appunto sta cosa di armatura cotta merda di Brunilde. L'altro li ho buttati là dentro, erano tipo calze a rete, robe strane. Ma prima di andare, perché tanto si continua a esplorare Bug Batal, riposino tattico come al solito. Riposa fino al mattino. Intanto che fixo audio, non audio e Ah, Balbet, la droga? Che cos'era? Sentite. Buonasera, Zujilin. O Zuhilin. O benvenuto la prima volta, bello. O bella. Dai, che stanno lì quei cazzo di golem di merda, madonna. E un anello della frescura da Mimi e un fior di sole da Marcus. Belli lì, che nome l'anello della frescura. Deposita tutto. E l'ha presa anche Tim, che non ha messo... Ah, mi sa che sei morto nel mondo di Tim, è vero? La prima, benvenuto. Allora, audio, siamo tutte cose. Nuova impostazione, sì. Allora, finiamo sti cazzo di golem. Che cosa posso darvi? Cinque di asperi? Alla fine sei stata Batal... soldi? Quanto odio i golem, ti capisco io, Mike. L'anello fresco. Sono abbastanza comumente le chimere. No, ma perché tanto... voglio farle piano piano. Diciamo che le chimere avevo paura... Ah, ecco. Sta facendo questa roba, ma non ho capito se è spawnato qualcosa che non ho capito io. Intanto abbiamo la nostra Ginevra e Shinobu dovrebbe essere sempre qualcuno di voi. E stasera sto un attimo stannato, quindi datemi due minutini per capire, perché noi dobbiamo andare ad ovest. Ma ho fatto tutto quello che devo fare? Credo di sì. Quindi partiamo, un focus da parte di Rufus. Più che altro stasera veramente, non lo apro da tanto, ragazzi. Il fatto è che tanto qui
Ad est abbiamo esplorato tutto, ad ovest non potevo esplorare, quindi mi sono stato fermo letteralmente, quant'è? 3 giorni, 4 giorni e compagnia. Dov'è la stazione di posta? Che tanto ero anche tentato di ripassare magari a un guerriero, ma vediamo un po' come tira l'aria. Tra l'altro sono riuscito a sbaggare il nostro caro Beren, mi sono preso l'arco della potenza, che onestamente, Madonna, sembra molto depotenziato rispetto all'originale, però devo anche imparare ad utilizzarlo. Andiamo, andiamo. Certo, potevo metterlo effettivamente un telecristallo più di là. Tu stai aspettando il DLC, Rufus. Tu stai aspettando fortissimo il DLC. Ciao, sei vivo ancora? Meno male. Peffo! Scusa, no, Bonnie. Sì, no, fammi passare. Bello che ogni volta te lo chiede, perché giustamente te lo deve chiedere. Non te l'ho dato? Ah, ok. No, che cioè, secondo me c'è veramente sopra un tipo che deve andarla ad attivarla. Allora, io oggi vorrei arrivare a Bug Batal, perché almeno così abbiamo una sorta di hub, passatemi il termine, e anche negozi nuovi. Quanto è canon? Tecnicamente è proprio un altro universo. Quindi è un po' come i Final Fantasy nel multiverso dei Final Fantasy. È canon, sì, ma a sé stante. Andiamo, andiamo. Esatto, è che in una roba come quella di Dragon's Dogma tutto può essere canon. Anche se qua se davvero. Non mi rompere i coglioni, come al solito deve spawnare. Andiamo a Bug Batal. Dov'era Bug Batal? Tipo qua giù. In teoria, no? Paese, il cuore arboreo malato. Una sfida di ingegno. Tanto perché questa c'ha quell'icona particolare? Sì, si basa sul multiverso, però, ripeto, il fatto è che il canon è un po' come nello Spider-Verse di Spider-Man, appunto, no? Cioè, dipende dall'universo qual è il canon. Il richiamo dello stronzo verde, cosa? Buonasera, paragone. Allora, andiamo di qua. No, purtroppo ancora no, Kai, sono stato parecchio impegnato. Buonasera, Grima. Vabbè, che cos'è sta pozza di. Oh, è un'ombra. Ah, è un'ombra, minchia, sono rincoglionito. Ma te ne vuoi andare, grifone di merda? Su! Lo sento che strilla, ma non lo vedo. L'audio se. No, l'audio in realtà è altissimo. Bonnie. L'audio mi sa che è altissimo. Passato tutto bene, sì, su, paragone. Vabbè che qua abbiamo un attimo rifatto lo spike di difficoltà la scorsa volta, abbiamo visto, eh. Ma mi sa che continua ad essere altissimo. Questi sono gli aggiornamenti. Questi sono i fottuti aggiornamenti di Windows, che tu ogni volta che l'aggiorni non si sa che cazzo di fine faranno tutti i tuoi driver. Salve! Vabbè dai, facciamo la missione di Ginevra, de botto. Va bene, va bene. Ginevra deve cacciare un grifone, no? Salve! Minchia, per consumare tutta la stamina, onestamente, potevo togliere anche di più. Bravo, brava Ginevra. Oh, è Malbeth. Ciao, grifoncino. Dai, su. All incant the same spell, and we'll overwhelm our foe with our combined magics. Si inizia subito col botto ogni volta. Ci sta niente da fare, il grifone me lo devo fare una volta live. Giù, è caduto, meno male. Dovrebbe, sì, è caduto. Allora, sulla testa quanto farà? Momento, eh. Madonna! Ok.
Ok, ha fatto male. Ha fatto molto male. Sono tutti canon e secondo me si dovrebbero essere estinti, Rufus. Ormai... Che è successo? Sto a sniffare le piume del... Cosa? Era, sono andato... ecco, vedete, i diaspori che ho scommesso. L'abbiamo rifatti tutti. Tutto nella norma. Benvenuto, Paco. Va bene. Va bene, va bene. Ma altro potrei prendere anche uno shortcut. No, perché poi scopriamo mappa che non so. E via. Tanto perdonatemi, se, ragazzi. Stasera io in realtà ho anche dormito parecchio, ma sono più rincoglionito del solito. Grifone uguale pollo arrosto? Look, master, probabilmente. Dove? Che bellina. L'arciere, molto molto carina. No, stai calmo, Malbeth. Sono contento che finalmente si... Ah, cazzo, ma è in alto, in alto. Che finalmente riandiamo all'esplorazione in una zona nuova. Sono molto, molto contento. Tanto lì stanno facendo a botte con qualcosa. Mi chiede altro quanta roba. Quanti pertugi. Calcola Rufus che ridendo e scherzando nella mia... campagna dove giocavo come player di D&D, avevo creato una sorta di set ombrio da cuoco in base al tipo di carne che utilizzavi, se era da mostro e compagnia. Ed era bellissimo. Oga è molto cuoca nel suo piccolo di roleplay. È molto molto cuoca. Va bene. Venite. Foresta di Enoa Batal. Che significa stiamo andando a Batal. Tipo Dungeon Food, esattamente. Anche se ormai stiamo a parlare di 4 anni fa, minchia. Salve! Fanculo. Tanto oggi sta laggando molto di meno qui. Non ho capito com'è possibile. Buongiorno. Minchia, l'ho detto. La botta ha fatto cadere 20 frame. Yeah! Puoi non toccarmi i maghi? Pezzo di merda. Ok. C'è altra gente da menare? Guardali che belli insieme. Aspetta, vediamo. Fotina? No, peccato. Però vedi, perché non mi metti che la foto può andarsene un po' a fanculo in giro? Buonasera, Lit. Come stai, bello? Dungeon Food meraviglioso. Sì. Poi diventa ansiogeno, ma quello è un altro paio di mani. Alla nostra, bella. Ah, mi chiedevo stare attento che l'acqua mi frascica tutto qui. Qui c'è gente, vabbè. Sono io il vero distruttore, merda. Vai a cagare. Prendo questo. Altra gente. Ma tanto potrò prenderlo lui. Di canavaccio di TikTok. Ah, benvenuto, Gigi. Allora adesso vi riconosco. Perdonatemi quando magari non vi riconosco di subito, ma capite che tra vari nick. Io tutto bene, Lilith. Dare I say it? We trounced our foe. Well and true. Well, dici quelli silvani, Rufus. Oh, mercante. Mercante. C'è anche una quest, ma sti cazzi, onestamente. Hey. Ah no, tu mi sa che se quello è l'altra volta che era inutile. Sì. Gli piacerebbe metterglielo anche detto. Per fare una citazione. Andiamo, andiamo. Quella quest non la faremo. In realtà qua a destra, oltre al passaggio della Sfinge, ci sarebbe anche il drago da ammazzare con due... con due ceste. I cannot help but wish to examine them up close. Aspetta, ma mi sa che queste non sono statue da Risen. Buono. Sono statue de Feride. Adoro. Well fought, Risen. Vabbè che giustamente a Badal ci credono. Le... Minchia, che cazzo ti stavo per pigliare.
Il drago era morto. Ah, beh, è vero che sarà ammazzato da solo poi. Beh, tecnicamente loro stessi star sono molto razzisti, quindi combattiamo il razzismo con il razzismo. Twitch, sto contestualizzando un po' di roba. No, non è che non può essere Feride, può essere Feride, ma a Batal schifano la Risen. Cioè, quindi mi sembra strano che ci siano statue di Risen in giro, no? Vermund era un regno... E la Madonna, era un regno Feride, porca puttana, sì, sicuro. Ma assolutamente, poi ce lo siamo fottuto, o qualcosa del genere. Batti il muretto? Pure io, porca puttana. Minchia, questi sono molto più... stronzetti, Vabbè, te, Peppe! Allora, sono in fight da solo, quindi devo stare attento. Madonna di Cristo! Bravo, mettitela, stronzo! Più le pedine. Ok, sono curioso allora di spippolarla sta cosa. Perché se schifano solo le pedine, forse perché non hanno una volontà o qualcosa del genere. Sei stanco? Aspetta, cazzottino. Chia, stasera l'audio mi sta spaccando i timpani. Non ho capito perché. Eh sì, tra l'altro è differente, davvero. C'è una... Non vieni a rompere le palle, no? E invece sì. Ad affanculo. Madonna, ma lo sapete perché sta zona così ampia laga? Ma perché ci stanno nemici ovunque. È quella la cosa, che qua attorno ci stanno, Dio Cristo. Però no, è sempre qualcuno che ha ammazzato. Allora, in realtà sarebbe bellissimo se in origine gli Arisen fossero feriti, A parte che lo sceglie il drago, quindi sti cazzi. Tempo a tempo. Mi piacciono molto Fendrix, abbiamo giocato un sacco a Street Fighter 6. C'è qualcosa laggiù, cosa potrebbe essere? Sarebbe bello se fossero due... Però aspetta! Io non me lo ricordo. Avverne, ste statue, non hanno la testa, vero? Perché sarebbe bellissimo se quelli di Vern... hanno scapocciato tutte. Sono decapitate. E infatti ha la corona. Minchia, è il re originale di Vern, che era una Risen. Adoro. E giustamente invece qua a Batal l'hanno tenute. Più che altro sì, esatto, è un Feride. Vern in origine era un regno Feride. Bella sta roba. Che cazzo è? C'è un orco! Ma non è un orco normale. Benvenuto, Elda. La fontana ha il volto. Ma quella è più recente, credo, Noob. Let my magic in... Bonnie! È un... Come cazzo si chiama? Non mi viene il nome. È un gore orc. Beh, come gli arci orchi, quelli dei nerabbini. La versione avanzata davvero? T'ho missato! vabbè, me lo merito. Il gore, sì, mi sa. Allow me. Wait a moment. Madonna. Ma che bello! Sì, venite a darmi una mano, per favore, però. Focus. A moment of indecision may spell our doom. Buono. Minchia, sta neanche di più. This brute has quite a temper. Vaffanculo. Madonna, t'ho preso pure perfetto. Suca. Madonna. Non faccio mai in tempo a farlo cadere.
Il goblin gli ha fatto un assist, vaffanculo. Ma vuoi morire tu, madonna, in mezzo ai coglioni, sti goblin di merda. Malbeth si è buggato all'altra parte del creato. Come va? Come corri? Vabbè, che cazzo di long shot hai fatto, Dio madonna. Tanto questo te lo sei beccato. Preso. Questo si fissa con gli uomini a differenza dell'orco ormai. Sì, perché è come quello di Nerabisso. Bello. Ci sono riuscito alla fine, Elda. L'ho fatto ripoppare fortissimo. Tocca spippolare, Gigi. Tocca spippolare, perché io per adesso sto talmente tanto qua sopra a livello di storia che vedo cose, le metto qui, ma finché non mi arriva la ciccia ciccia. Ma Barbet, ma di sì, sta prendendo le mar... Dove cazzo sei? Perché stai cercando il sole nell'abisso? Dove sei? Vieni qua! Ho capito! È un'ora che cazzo ammazzi lepri! Sì, probabilmente sì, Zuji. Porca puttana! Un'ora che noi ci stiamo prendendo fronfata. Vabbè che in realtà è andato piuttosto bene. Poteva andare molto peggio. Diciamo che lo spike c'è. Vabbè che mi ha dato pure una mano l'ammazza orchi. Aveva prenotato quella più posta. Tanto a prendere le margherite. Quanti? Cioè, vedi... Poi dici che lagga. Poi dici che lagga. Minchia, comunque ancora non ho abbastanza resistenza per resistere sti colpi. È un peccato. È molto un peccato. Stannalo. No, l'ha ammazzato. Mi dispiace. L'alpinismo. Ah, magari siamo in mezzo al deserto. Porca puttana. Sta facendo... Per la cacciatora. Stavo dicendo, grazie al cazzo che lagga qua, ci staranno 14.000 banditi, goblin e i mostri grossi e la fisica e la madonna. Cristo è Dio. Che hai detto? Madonna, ti ho missato di un peto. Ora no. No, volevo... Non ho capito che era successo. Perché in realtà vorrei anche cominciare a fare quelle cose particolari. Malbeth, vieni qua. Cioè, tipo, prenderli e sbatterli al muro, essendo un distruttore. Perché magari vengono stannati per... Malbeth. Boom! Mi tira una pioggia di meteoriti sulla testa. Poi vabbè, chapeau. Aspetti, Aspetti. No, Stana! Ora. Infatti si è offeso, adesso sta lontano Malbeth. Dice, guarda, non faccio più niente. Ma ormai sono in sincro, Kyle. Si sposeranno, te lo dico, fanno i figlioletti. You're welcome to take whatever you like from my pack, master. I'd gladly see you put what I find to good use. Ma ci sono le carrucole. Ma adoro. E sto renderizzando quei goblin laggiù. Ma che feco. E tra l'altro là ci stanno altre di quelle colonne particolari, che ho notato che stanno anche nella faia. Se voi girate l'attorno alla faia, ci stanno delle rovine particolari come quelle. Ma la vera cosa è Bagbadal, Dio Christibus. Dove cazzo è? Allora, di là vedo delle cose strane. Dovrebbe essere Madonna di Cristo. No, questo è proprio un labirinto. Sì, però Kyle, se ci sta il grifone. Ah, no, l'ho ammazzato il grifone. Ce ne stanno due. È a fine adesso. Andiamo. Che pesa 100... è tic, ok, ma non così tanto, Lilith. Sta semplificando rispetto al primo, che te sono più sottintese, perché tipo ora c'è solo la personalità. Ma in realtà ho notato che quella roba lì l'hanno mantenuta, ma non ha...
cioè, se, allora, ci potrebbero essere ancora quelle cose, perché ho visto Zushi, per esempio, che se tu ti arrampichi tanto, la pedina comincia a arrampicarsi. Se tu mostri punti deboli, se li impara e comincia a menarli. Quindi non ho capito se hanno fatto un ibrido tra qualcosa di nuovo con appunto le medaglie, la personalità e tutto quanto. O boh. Tanto Malbette, che effetto ci aveva addosso? Ci sono le carrucole apposta? Per il grifone o per... Battle stazione funivia. If novel inventions such as this are to be found. A fine thing this. Vieni in Ginevra che non moriremo. Adesso arriva un grifone. Gnom! Secchi. Cambia con la pedina. Bomba, benvenuto in nella taverna, ragazzi, per il follo. Allora avranno fatto qualche ibrido, ragazzi, sicuro. Ma basta, Minà, non c'è nessuno. Adesso Malbette casta pioggia di meteoriti. Un meteorite prende la carrucola. Non so neanche se possa esplodere. Mi ricordo che in qualche trailer forse succedeva. Oh Cristo, Dio, si rompe. Ah no, ok, perché abbiamo fatto la curva. Sparate! Dio Cristo, ma che ci stanno i nemici, non sparate. Pezzi di merda. Madonna, oh, che pompa. Pompa fortissimo. Ah, perché se giro... Madonna, va più veloce. Gna, 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 gna. Ciao, non siete cattivi voi, vero? Ok, meno male, siamo vivi. Siamo vivi. Ma siete banditi? Sì, mi sa. Ah, è quella la pedina. Io pensavo... Vabbè, ho sbagliato. Sono il guerriero, tocca a me una volta tanto. La forza è... Tu sei uno stregone, tra l'altro, non un mago. Adoro. Mi hai fottuto la kill, bastarda. Welcome, sir. Doubly so if you're here to buy. Madonna, ma poi Feridi non vi viene voglia proprio di Madonna fagli tutte le coccole. Oh, non è roba nuova, mi sa. O forse sì. Cappa di lupo dell'ero. Oh! Malbette! Madonna, sei bellissimo. Io te la voglio mettere questa cosa. Madonna, ecco quel pelozzo. Allora, questa... Porco puttana, quanto costa? Dio Cristo. Un Feridi in casa con la sabbietta. In realtà adesso entriamo nelle case dei Feridi, Pago. Non hanno il bagno. Hanno un angolo con della sabbia e basta. Ah, l'anello della frescura. Vabbè, qua c'ha senso. Ma io di questi ne prendo due. Vabbè che l'altro, l'ultima classe, sarà sicuramente il coso, eh. Quanto costano? Due? Non sto calmo. C'hanno la lettiera, sì. C'è bisogno di chiederlo. Ovviamente. Non si sa mai. Ah, sia contabile, perché tu ne hai visto quell'altro, Lilith. In realtà che credo che questo sia un po' più scoperto di quell'altro. Ecco, è quella roba laggiù che mi... Quello era un ponte che andava da là? Cazzo stai dicendo? Che tra l'altro... Oh! Momento Sabaku. Gno. È sempre quella merda di roba che scende dall'acqua, vero? Cioè scende e sale dall'acqua. Alla nostra Lilith. Ultima classe lo spacciatore. Mettere una ferita è molestia. Ah, dipende. Se cominci a fare le fusa, probabilmente no. Se vedi che caccia fuori gli attighi, probabilmente sì. Sì, è quella roba lì, Elda.
Tanto si collega laggiù. Ma la vera domanda... Aspetta, ma mi sa che sta proprio là dietro Badal. Porca puttana. Sì, Badal, vabbè, Bug Badal. Mi sa che sì, perché qua vedo vie complesse, vedo delle strade. Allora, quindi la via è per di là. Doppia bottarella di... Dov'è l'altra funivia? Ah, devo chiamarla. Minchia. Ma veramente devo aspettare? Sarà lunga, sì. I don't know about you, master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Ma te devo via cazzotti. Sei stanca? Tu! Stanca? Cambia con la pedina. Ma no, ma lui è un mago, è uno stregone, non ha la forza. Meno male che ho distrutto il grifone. Io lo sapevo, Rufus, arrivava proprio così. Tipo piccione, tu liberi un passerotto che vola, arriva un'aquila. Ah, niente, ho dormito 7 volte, Elda. Credo che fosse letteralmente morto o altre cose. Salva, perché? Perché avete paura che spawna un grifone? Non c'è la... La gavz... C'è la manetta. Bellissima, shit muschio. Ah, bellissima. Salite, stronzi. Dai, venite. Perché è della personalità, Zujin. Quella è proprio della personalità, ho scoperto. Il modello baracca hai preso. Bello come loro mi guardano. Cioè, queste cazzo di cose potete ucciderle voi, spero. Chi è che ci sta tirando le frecce sotto al culo? Mo quello prende una freccia esplosiva. E boy, e tira. Shinobu, tocca a te. Non è vero, è toccato a Malbeth e Ginevra. Dovrebbe essere quello sgargiullante, Zujin. Poi non so perché ti chiamo Zujin, però perdona, perché sono uno stronzo che sto al Punic. Ma ruota a manovella, ma perché se io lo faccio va più veloce? Non credo. Guardate se ci fate cadere. Stavo per essere offeso. Porca puttana, che fatica. Non dall'altra parte, cambia direzione. E l'ho appena notato, Zuji. Talmente male che tutti i vendori grandi muoiono quotidianamente. Anche perché tra lanciarsi dei dirupi e compagnia, fine qua. Siamo stupici. Dove cazzo sto salendo? No, io volevo andare al mercato. C'è la tappa? No, vabbè. Oh, sì. Col bel cavo ho pagato 10 euro per non farlo staccare, visto che il Bluetooth è una merda. Allora. Isn't it about time we had ourselves a meal? Oh, what a wonderful. Dai, calmo, Malbeth. Demon Alex, grazie mille per il follow e benvenuto in taverna. Fammi vedere, perché voi dite. Io, Madonna, qua devo spippolare tutte cose. Allora, feridi di merda. Vacche di merda. Uguali. Sì. Sembrava particolare come roba, invece era piuttosto basic. Dico testo gioco. Grazie, bello, benvenuto. Benvenuto, vabbè. Ormai io dico cose a cazzo, se hai capito. Oh, un altro mercante. Ciao. Have a gander at my wares. You shan't regret it. Madonna, quella barbetta. Ah, ma tu mi sa che sei quello che sta a Vern. Sì. È talmente leggenda che ci fanno i rilievi. Porca puttana, davvero, Rufus. Il primo Arisen. Portò un carretto di merda. Vai a destra prima, inteso?
Cioè, di qua? Per il ponte morto o al mercato? Buonasera, Alon. Qua è uguale? È uguale. Sopra è che hanno seppellito qualcuno. Tutte cose. Va bene. Che dovrei fare di qua? You haven't forgotten us, have you, master? Divento canon di tutte le linee temporali. L'unica cosa che posso fare qui è un salto della fede. Madonna, che bella. Però c'ha un mix di varie culture della vita vera sto luogo. A destra del ponte c'è un telecristallo. Esatto. But you wouldn't happen to be Batali, would you? You're not. Oh, thank goodness. I've a favor to beg, and I dare say I oughtn't ask it of anyone but a fellow Vermundian. This letter must reach the hands of a man called Ernesto. I've heard tell he's stationed on Volcanic Island, but the road in that direction appears to have been blocked off. 'Twould seem another route lies to the south, only it is plagued by monsters, and I dare not brave it myself. But you seem the capable sort. A soldier, I dare say. I'm sure such beasts would pose little trouble for one of your skill. Pray aid me in this matter, sir. I should not ask such an ordeal of you if I was not sorely desperate. We've a delivery to make, it would seem. Te prego, non mi dica a tempo. Tra l'incudine e il martello. Porca puttana. È proprio una zona con la lava. Questa dovevo beccare Elda? Si ricomincia, sì, città nuova, cazzi nuovi. Però stavo dicendo che appunto sì, è un mischiaticcio di tanta roba. Ed è bellissimo perché c'hanno sti sorta, non so come cazzo si chiamano, di bandierine, le sculture fatte nella roccia, sti rilievi. Bello, bello, bello. C'è un vendor lì, ciao bambina. Minchia, pensavo non avesse un braccio. Boh, Star, ci avrò il culo d'oro. Vedi. Qua vedo delle luci. C'è qualcosa di interessante o avete messo luci a caso? No, una luce qua per illuminare la parete di roccia di merda. Va benissimo. No, ma infatti non credo la faremo ora. Una stradina a destra quando guardi il ponte. Beh, c'è questa. E la Madonna. Madonna, che belle ste cazzo di mappe. Stazione funivia, casa di Jarl, tana del topo delle rocce. Allora. Ah, innanzitutto, io che cazzo devo fare qua? Vedi mappa. Allora, lì in alto tra l'altro c'ho un'altra quest. Il paese della fulgida fiamma, la tana del topo delle rocce, perché cazzo era sta missione? Benvenuto, bomba. Dipende, allora, in realtà per cose come Baldur's Gate, bomba, dipende sempre quanto tempo hai da tirarci dietro, perché purtroppo Baldur's Gate è uno di quei giochi che devi tirarci tanto tempo, tanta pazienza e te lo devi gustare per bene. Diciamo che ti deve piacere tanto il genere per andarci. Tanto tempo, quasi troppo. Non a caso qui live 140 ore ci abbiamo passato. C'è una taverna qui. What business have you here? Does that make you the Arisen? Be at ease. I bear you no ill will. My name is Manella, and I have the honor of serving as a go-between twixt her majesty and the guard. Come, let me buy you a drink. We've much to discuss, and I don't fancy standing round all the while. Shall we make for the tavern? Follow me, if you would. E andiamo con la gattona sexy, che devo dire io? Ah. Indrigita. Ah, ma tu sei la Risen. Guarda, io sono la guardia della regina. Namo. Ecca. Andiamo. Here we are. Però, ma porco di... Ma... Chi ha rotto cosa?
Ma adoro! Com'è la quest principale? Catroia. È tutta questione di build, Demon, e di oggettini, punti deboli e compagnia. Ma che figa sta roba! Ma adoro! Tecnicamente dopo un tot si trasforma in ferita, abbiamo capito. E... quindi questa è la principale? Non voglio farla la principale. Questa taverna è aperta a travelers of all persuasions. Ai, even pawns. So long as they've coined for their ale. Ce la aggiunge sempre quella cosettina, bello. Via. Allora, pensavo ci fosse qualcosa di interessante. Più su c'è un... Have you heard? Porca! Finally caught the fiend behind those oxcart raids. Right, they caught someone. But word is, he's just an underling. Seems the true ringleader gave him the slip. Captain Benjamin's all bent up over it. Tell is, he's still interrogating the lad, trying to get all he can out of him about the Coral Snake's operations. Wants to make a clean job of it, like. Well, here's hoping it puts those snakes to rout for the welfare of this city and our stomachs. Vabbè, giustamente è una città nuova, raga, è come quando siamo arrivati a Verne, anzi a Verne credo che siano ripoppate cose. Diventa un cazzo di Furistar. Stiamo mangiando questi in faccia con la fionda. E la quest che ti ha portato qui, falla tranquillamente, dura poco. Quella da regina, imperatrice, chi cacchio è. D'altro c'era un foglietto qua. Andatevene i gusci vuoti, non vi vogliamo... scoperta. Entro. Ma possono venire anche questi. Ancora no, Demon. Well met, sir. You would gather materials here, master. La quest della gatta sexy. Free shaming. Allora, qui dietro c'era un vendor. Posso andare dal vendor, per favore? Dio Cristo. E tu? Ah, ma sei una pedina? Perché c'è la faia. Pedinghi? Non lo so. Ciao. Well met, sir. How's the day treating you then? Raga, allora. Io capisco che sono strano, però perché sono tutti belli sti cazzo di gatti? Dobbiamo ancora andare dobbiamo ancora fare con robe con quella Rufus, mi sa. In realtà pure io non mi ricordo un cazzo. Compra. Tintura rossa. Per ottenere un rosso acceso. Costa cristalli? Tintura blu, tintura gialla, tintura viola. Tintura... E per i capelli. Ah! Adoro, ok. I colori quelli particolari. Mica, ma allora li faccio viola se è un viola giusto, però, raga. I colori particolari li sblocchi così. Pelle e capelli. Però non i vestiti, peccato, io già mi immaginavo qualche vestito particolare. Ah. Always a pleasure. Lilith, io lo sono da tanto, purtroppo. Diciamo che i lavori del nostro caro artista Sindol, e non Shindol, che è un altro, sono molto conosciuti. Va bene, poi li comprerò quelli. No, aspetta, c'è la signorina. Ma questa qua che cosa mi chiede? Raga, perdonate, perché vedi, questo è il solito momento in cui arrivi in un nuovo capitolo. Il paese della fuggita fiamma. Che fina manina. Fammi capire che... cioè... no, però non è la main. Oh sì. Anda in giro, perché io ho sempre paura dei timer. Questa si siede. Vabbè, andiamo a parlare col gatto sexy. Capito. Voi aspettate fuori, mo torno. The people of Batal view pawns with great prejudice. They're even forbidden from setting foot in the capital. Her Majesty, Empress Nadinia, has long been troubled by this custom, but a practice so ancient isn't easily overturned. Many are unhappy about the existence of this tavern, even though it lies outside the capital, simply because it was established as a place for pawns to gather. I know not what manner of person you are, but if you would aid me in my efforts to make the people of Batal more accepting of pawns, I would be glad to offer you a residence permit. Tis a bargain more than fair,
for those who hold such permits may remain in Bakbatal without having their activities questioned. What say you? Ok. Cioè, il foglio non era perché appunto contraddizione, perché questo è l'unico luogo a Batal dove le pedine possono stare tranquillissime, entrarci, farsi i cazzi loro, e dietro infatti c'è la faglia per le pedine, però fuori gli hanno attaccato il biglietto, andatevene brutte merde, bella come roba, buonasera Fiorella. Sì, esatto, dallo sguardo vuoto e cicatrici, il fatto che te rispondono come dei robot in teoria. Prometti di aiutarla? Glad I am to hear it. Take this then. Simply show it to one of the sentries and you'll be granted entry to the capital. Oh, and if you encounter any troubled Batali along the way, I bid you assist them. They are harsh in their persecution of the pawns, but were they to be aided by the targets of their ire, mayhap a few stubborn hearts would soften. A simple plan, I know, but 'tis the only one available, or so it seems to me. I bid you good fortune, Sir Arisen. Tra l'altro questo bello perché ti spiega anche perché all'inizio esiste una cazzo di miniera dove ci mettono dentro le pedine perché tanto gli stanno sul cazzo perché gli stanno sul cazzo. È del nostro caro Kaelstar. Va bene. Signora, parkureggia. Va bene. Off to you, Arisen. Oh, well, well, well. Aren't you a fine specimen? Might I trouble you to show me your tongue? You're the very picture of health. I dare say a constitution such as yours could survive most any toxin. Have you ever crossed paths with an asp? If you have, I'm sure you'll agree that they are masterful poisoners. Not only do they spew venom with abandon, but they're crafty enough to coat their spears with the substance. Truly remarkable behavior. 'Tis fit to pique any scholar's curiosity, no? Thus, my task for you. Might you be so kind as to return to me afflicted with asp venom? The opportunity to study the poison's effects on a living specimen would further my research by leaps and bounds. Oga, ma se tu incontri uno stronzo a cazzo per strada che ti dice apri la bocca, ma non apri la bocca! Ma magari tu facevi e te ci sputava dentro! Ma che cazzo? Ma dammi la scelta almeno, no? Oga subito, con la lingua di fuori, Dio Cristo! Ma ti sto pervertito di merda! Va bene. Ok, lasciati avvelenare da una vipera e torna qui. Impresa impossibile con tutti gli oggetti che c'ho e le pedine. Però... voleva uno sputo in bocca, ma davvero? O peggio, lascia perdere, non ci pensiamo. Qua chi è che ha già fottuto? Malbeth? Va bene, io bello che sono entrato in una tenda a cazzo. Letteralmente, ma c'è una pietra del cercatore sopra. Vabbè. Quindi adesso posso entrare in città. Ah beh, ci stanno anche umani. Ci stanno anche... perché loro sono laggiù? No, ma infatti se era Oga gli tirava una graniata a Nico altro che apri la bocca. Apri la bocca, Carmela. Boom, con lo spadone sui denti, Dio Cristo. Perdonate, però... Must you run so fast? I can hardly keep you in my... All knowledge of this, God's way, stems from the Forbidden Magic Research Laboratory, which can be found here. Batal. However, you would do well to first travel to the Alta Batal coast and seek a man named Ambrosius. For as a researcher of this laboratory, he will doubtless be able to answer many of your questions. Hai visto che bello? La mamma col figlio Feride. Perché magari il marito è Feride. Sarebbe bello, dipende quanto si sviluppa Zujin. No, Gine. Gine, ah, pure tu, stai calma. Ombre tremolanti, una proposta velenosa. Stai calma, Dio Cristo.
Che già qua è un bordello. C'è pure per dirmi, dico, namo, 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 namo. Tecnicamente non è che è uno spirito, Fiorella, è semplicemente che ci si mostra a noi attraverso la faglia. Infatti c'ha lo stesso effetto che abbiamo noi quando siamo nella faglia. Madonna, guardala che bella. Porca troia, però. C'è una signora con le poppete fuori. Ok. Mato. By and large, the people of Bagbatal seem to adore their benevolent empress. I've remarked that myself. They revere her majesty with all their hearts and regard her as family. Vermin's people bear no such love. Say, have you seen any statues about? Solid stone ones, carved in the likeness of monsters. Tell is, quite a number of them were found not long ago, just west of the Agamemnon ruins. Here's the curious part, though. The things look damn near real. So real, in fact, that collectors were willing to pay outlandish sums of gold for them. Would that I'd gotten my hands on one. Suppose I'll just have to hope there are more of them out there somewhere. Io comunque c'ho proprio i flashback di quanto è, tipo 6 mesi fa, un anno fa, che dissi: ah, che figa sta cosa del te vengono a die quest. Sì, però a quarta volta che ti succede tu vuoi accoltellarli. Perché vedi, io, minchia, l'ho vista lontano veramente 7 chilometri sta cosa che sarebbe successa. Che per carità è meglio del mettergli il cazzo di puntino in testa, no? È figo, ok. Però, Dio Cristo, non che te spawnkillano. La teoria di Mendel, ovvero che il bambino ottiene una parte dell'eredità maggiore da uno dei due genitori, quindi 75% di 5 l'altro, mentre magari dipende da quello. Se il figlio prende 75 il codice del Feride, allora viene Feride, se no viceversa. Mi è andato adesso tutto. Però da quel che ho capito diventa sempre Feride. È quella la roba, quindi mi sa che è proprio un gene maggiore o qualcosa del genere, anche perché sono gattoni, Dio Cristo. Stanno molto forti rispetto a tante robe. Allora, qua c'è la taverna. If you wish it, I shall not move from this spot. Abbiamo fatto la quest, credo l'abbiamo fatta, non lo so perché tocca pure ritornare lì. Ciao. Allora, esploriamo. C'è un diario. Le prime tracce della leggenda del Calpestalande risalgono a più di 1000 anni fa, ben prima della nascita di questa nazione. Essa narra di un potente nemico il quale con una falcata poteva scavalcare mari e monti. Si dice che brandisse una lunga lancia che non lasciava scampo a chiunque si mettesse sul suo cammino. Il suo passo certo schiacciava tutto ciò che si frapponeva tra esso e la sua meta, la torre all'orizzonte protetta dalle nuvole. Ah beh sì, perché lo chiamo sempre Atlas? Qui il coso lì. E io mi ricordo che me ne parlò un NPC di questa roba, Zujin. Poi ha detto pure: guarda, non è mai capitato che un mischiaticcio rimanesse umano, quindi può essere pure che può succedere. Reaction, niente reaction. Reaction a cosa? Welcome and well met. If you seek lodgings in Bagbatal, look no further. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent service at a fair price. Questo è praticamente un gatto con gli occhi di... Sì, con gli occhi. È un gatto con i capelli... Come si chiama del barbaro nudo? Oddio, stiamo a parlare che è school qualcosa. È vecchissimo, con la canzone. Non mi viene come cazzo si chiama. E-Man, esatto. È un gatto con i capelli di E-Man. Ma porca puttana. Zio, te lo dico, tagliateli perché sono proprio brutti. La nostra Lilith. Ah, probabilmente Zujimati sicuro. I cat. Oppure anche di Armin, sì. Va bene. Ma perché sono umano? Me la fa costare 9.999 perché sono umano? Ma qua c'è del razzismo. Giustificato, ma... Come again.
What to do? Pregare. Allora, andiamocene di qua. C'è poi 9999 per dormire in un buco di merda. In un buco di merda. Vabbè, porca troia. E allora non so, Star, sembra... Ma basta, ce n'ho quattro! Ce n'ho quattro! Di un giovane mercante, già da qualche anno che vendo merci a Bakbatar. Eppure, continuo a non capire a cosa serve l'istituto di ricerca della magia proibita. So bene, però, che da circa 6 mesi girano voci secondo cui starebbero radunando delle pedine che li assistano nei loro esperimenti. Tutto ciò è davvero strano, visto che di norma i batali non vogliono avere nulla a che fare con le pedine. Beh, qua sento un po' di Terzo Reich, no? Del... Vabbè, gli ebrei saranno pure... Non posso continuare perché Twitch se no mi deflagra l'ano. Però dai, facciamoci qualche esperimento sopra, nel senso che ci fregano. E le odiano profondamente. Mi chiedo cosa possono volere i cercatori dalle pedine. Capire un modo per poter rendere le persone pedine? Per annullargli la personalità? Non lo so. Certo che in una taverna di merda trovare... L'occhio di drago... Va bene. Ma poi se l'è dimenticato qui qualcuno. Dato bello che le pedine aspettano. Ah no, perché io ho detto alte, io sono un coglione. Alla no, sì, alla nostra. Grazie per il sappo e pubblicità, belli. Anche chi ha fatto l'abbonamento. Ok. Allora, però fammi... Fammi capire. Vicolo della... Oh? Dell'affresco? Bancarella dei libri rari, ad oro. Atelier di Fulvio. Non ci vado perché lì c'è la quest. Quante taverne ci sono? Locanda del pellegrino, locanda del ladro, questo si chiama. Sede principale e l'altra, ok, perché giustamente sono buchi. Giro delle classi, fucina di Brock, che mi sa di nano fortissimo. Negozio di Isaac, vabbè, nomi a cazzo. Bodas, Auran. Qua ci stanno le tende, fermata di carri di Bakbatal. Su si andrà verso il strada del palazzo della fiamma. Questa che cos'è? Una tendopoli? Tintoria? Minchia, tutta sta roba per la tintoria? Ah, dopo in caso G. Bancarella di liquori di... Questo magari posso portare qui i liquori strani che c'ho? Allora, facciamo... Andiamo ai libri e poi andiamo all'affresco. Perché affresco mi intriga. A parte che in sta zona dovremmo trovare uno strozzo da portare... Alla cosa... Effettivamente, alla spinge. Infatti vorrei fare quello perché così ce la togliamo. Però devo diventare primarciere, vero? Ricorda. Allora, intanto fammi mettere questo. Non può... Pezzi di merda. Pezzi di merda. No, quello mi sa di dice con una quest. There was another matter we were to attend to hereabouts, was there not? We shall have to decide which is the most pressing. You there, have you a home in Batal? If not, well, look no further. As it so happens, I've one to sell. Now, I've noticed you tend to travel with pawns. Bold choice here in Batal, where they're ill-loved. So I thought you might prefer a home of your own to stay at, rather than a crowded inn. Well, what say you? Madonna, solo 30.000. Vabbè che giustamente è un buco una roccia, quindi... Cioè, fai pure tanto, onestamente. È la casina più carina, addirittura. Adesso infatti ci troviamo un posto, perché sicuramente dovevo stare fuori Batal, ma vabbè. Dettagli. A wise decision, sir. Do be sure to read over the deed. Here you are, dear. Arrivederci, eh. Dove mi ha portato? Sono razzisti fino a quando non si tratta di soldi. Ah, ok, proprio qua vicino. Io l'ho messo dove arrivano i carretti. Perché secondo me infatti sarà tipo zona limite. Dico, no, vabbè, là ce lo puoi mettere. Oh, buoni. Niente inutili piani. Roba stretta. Quasi la preferisco. Ah, well met. You'll be glad to hear we've succeeded in capturing another of the coral snakes. Fortunately for us, this one started talking the moment a bargain of acquittal was mentioned. Mayhap through speaking with him, we might discern some means of loosening Hugo's tongue.
Ma tu puoi entrarmi abusivamente in casa? Oh, ma qua non c'è più privacy, sta cazzo di città di merda. Scusa. Infatti la mia preferita, no, peccato perché è perfetta. Guarda, potessi anche customizzartela mettendo qualche cesta, qualche roba. Sarebbe perfetta. Anzi, c'è, cioè, peccato che le altre due pedine stanno fuori. Ogni tanto c'è sta dello spazio. Vabbè. Comunque dormi. Ho paura, Kyle. Non voglio dormire. Qui mi sveglio. C'ho tre NPC davanti che mi danno le quest. Bisogna stare attenti. Visto che qua è casa mia, posso metterlo questo? Now, no matter how far we stray, we'll be able to return here in a... Cosa fai qui? Ah, mi sa che me l'avevi raccontato che era su TikTok. Immagino. Scusi, ma lei che cosa ci fa in casa mia? Ah, in alto. Flash with the use of a fairy stone. Con la super lusso di Bagbadal sarà tipo dentro al palazzo. Vabbè. Vicolo dell'affresco. Mi stanno pacco. Ho visto un bug. You there. You seem like a learned individual. Surely you have an interest in the mighty Sphinx depicted on yonder wall? Tis a beast of fearsome intellect, whose riddles have confounded some of the greatest sages in history. Indeed, tis said that answering its questions is but a portion of the puzzle. Should the day come that you seek to challenge the Sphinx yourself, you would do well to look to this mural for wisdom. Tu sei il tipo che devo portare la Sfinge, eh? È lui. Come to think of it, had things only turned out differently at the coronation. Oh. What baleful arts could grant one other than the Arisen control over pawns? Bella sta roba. Io l'avevo notato durante la prima volta che l'avevamo incontrata, però dall'affresco ti fa vedere che c'ha la chiave al collo. L'abbiamo fatti tutti, ci manca l'ultimo. Rufus di portargli, credo che sia proprio lui. Perché stava in questa zona, là, il cerchietto, lui mi sta a parlare di sta roba, è per forza lui. Però vabbè, ok. Ci dovrebbe essere qualcos'altro di particolare. Cioè, sappiamo che dobbiamo minare la parte bestiale. Lui che cos'ha in mano? Lui ha una doppia lancia. Bello però. Ah, tra l'altro bello che quella roba là sopra è il tatuaggio che puoi mettere sulla schiena. Tu che fai qui? If I were you, I'd keep my distance from that forbidden magic research lab. Va bene. The name alone ought to put you off. Ok, sì, qua dietro è letteralmente per prendere lui e scarrozzartelo via. E basta. Ok. E che a Bagbadal de notte si vede ancora di meno, giustamente. Allora, andiamo a vedere la zona dei libri. Non è qua. È qua. Bancarella dei libri rari. Ah, pensavo... Ok. Cioè, chi gli ha veramente portato il vaso? È un eroe. Nell'anima. Sei tu? I've wares a plenty, as you can see. Effettivamente un vendor. Non c'è l'icona, ma è un vendor. Bellino. I thank you for your patronage. It takes two to make a sale, and this seller had nothing to tempt us with. Chi ha quanti pertugi pieni di questa ci stanno qua attorno. Volevo andare poi alla bancarella e lì. Però aspetta, fammi prendere i liquori. Perché se quello è un oggetto chiave, magari so per lui. E si cada per... Oh, quello lo svuoterò ogni volta. C'è la cesta qua, Bagbadal. Eccola. Ritira. Oggetto chiave? No. Ah, non è un oggetto chiave. E allora mi sa che sto dicendo... No, forse sì. Ah, no, è uno strumento utile.
No, ma allora non... No, pensavo fosse un oggetto chiave. Li porto per sicurezza, ma... scusi! Sulla baccarella della signora. Ciao. Tu sei un'altra quest. Però tu sei a tempo, no. Non durerebbe un giorno senza di me, mi sa, ok? Non dura un giorno. Poi ci chiacchieriamo. Bello, sono contento che siano risbucate tutte ste cose. È qui? Fermati. Servono per altro? Qui liquori? Cosa? Ah, no, mi servono per altro i liquori? Io pensavo che potessi venderli al tizio qua. C'è qualcosa da rubare? Belli. No, beh, no, venderli non... No, 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 non voglio venderli, raga. Cioè, inteso il... Volevo... Cioè, se posso darli a qualcuno. Un aroma senza paragoni, un assaggio di paradiso in ogni sorso. Stiamo parlando di Oga. La bevanda per i palati... Minchia, avevo letto per i pelati. Per i palati più esigenti. Perché i pelati? Che cazzo vuol dire? Pancare di cuori di Higgs. Non c'è nessuno. Già. C'è qualcosa di utile. Any interesting tidings to share? Cazzo, c'è una cioè, solitamente se c'è sta una bandierina de merda, c'è qualcosa di utile in questi luoghi. Lei? Sta aspettando di assalire chi esce da qui? This is private land. E non ci va, deve fa in culo. No, non c'è niente allora. Peccato. Tu? Hush now. This is the best part. How are things? Bello che non mi schifate tutti. Così forte che ti fa crescere i capelli. Devo fare due cose per i liquori. Ma in realtà già l'ho craftati. Ho usato, mi pare, il vino... Il vino, credo sì. Quello figo. E le code... Di... Sauro, mi pare. Tipo di... Esce Oga con l'abito... Ah, madonna, che spikeata che ha tirato. Sta tirando una spikeata fortissima. Resistete. Boni. Si sta... Devi fare due cose per i liquori. Parlo del negozio. Ma non mi è partita nessuna quest. Ok, si è fissato, meno male. Ah, ma no, c'è dell'erba in sto luogo. No! Salve. Yes, what is it? Niente. Saurian tales. Ah, you must have heard tell of me from my usual wire. I should be glad to part with a few. I trust you've brought the necessary coin. No. What was the point of asking of them if you had no intention of buying any? Ma che cazzo ti ha chiesto niente a te? Pensavo fossi di questa zona, Madonna di Cristo, ma che cazzo? Grazie, Kael. Ah, cioè, queste sono tutte vasche di colore, ma bellissimo. Adoro. No, gli tiro una spadata. Ora gli stivali al cubo. Sarebbe stato bellissimo, tutto colorato. Va bene, quindi questa è la zona artigianale di Batal. Bellino. Ah, qua non mi fai fottere le cose, maledicti. Madò, che bello però. Ti riempo casa tua e del vicino di code di Sauro. Cosa? Che se mi sono perso? Vabbè, ma quindi qua è soltanto roba dove venire a fottere cose. Va bene. Atelier di Fulvio. Non ci voglio andare perché secondo me mi manna a fanculo da qualche parte. E andiamocene... c'è l'obitorio anche qua a Batal, ci avevo fatto caso. Facciamo indietro. Acquista le code e tiragli un pugno, c'è una chicca. Io ho paura, Elda, che mi buttano in carcere.
Quindi mi fido di te. Ma ho paura, essendo in territorio straniero e anche molto razzista. Recall, the location of another of our tasks is not far from here. We'll make our way there in time. As to whether it will be sooner or later, that is for the Arisen to decide. Well met. I can see you're accustomed to a heavy coin purse. Say, you wouldn't be looking to buy aught, would you? Victuals, sweetmeats, tonics, I've got it all. None of those strike your fancy? Then what say you to some newt liquor? That perked your ears up, eh? Tell you what, I'll even sell it to you for cheap. Assuming I can count on your continued patronage. This stuff isn't easy to come by, and mine's the finest tasting for leagues about. Allora, è quello che ho io. Ma ce ne ho, Paco, ce ne ho tre. Quanti cazzo me ne servono? 75. È molto bella sta città, sì. È molto un mischiaticcio di roba. No? Vabbè, dammi del liquore di salamandra. Pleasure doing business with your cuz. Would you look at that? I'm near out of stock. Suppose I'll have to find myself another runner. Sì, raga, sta tirando delle spikeate. Chissà che cazzo sta succedendo. Date un attimo. Oh, esatto, pigliamo che non si sa mai. Sì, esatto, meglio di più che di meno. Dai, dai. Non ho capito che cazzo sta succedendo, perché sta stima... sono tipo brevi ste robe. Cioè, credo sia breve, perché questa vedo che sta durando di più. Aspettiamo. Ma tra l'altro, fammi intanto che qua lagga. Di questo liquore è un segreto ben custodito, lo bello che io ne ho fatti 4, a cazzo. Si ha un temporaneo aumento di vigore, ma sembra che causi anche effetti collaterali e ti ammazzerà il fegato. Dai! Su! Ok, si sta sistemando perché è risalito, ma il bello che raga è passiamo da fa 4.000 di bitrate a 30.000 in questo momento. Sta cosa non c'ha senso, perché si vede che qualcuno sta utilizzando la connessione in malo modo in casa mia. Ok, si è fissato. Madonna di Cristo. Va bene. Io dove stavo andando? Sì, sì, sono piccoli picchi di laghi, però madonna che fastidio. Ma non credo. Forse vai su Steam, forse. Fammi controllare, va. No, su Steam è niente. Boh, vabbè. Torna da quello che ti offre le code. Poi ci andiamo. Poi si fanno le cose, non vi preoccupate, ragazzuoli. Apprezzo che volete darmi una mano. Tanto per adesso stiamo soltanto girando per la città. Ma quante cazzo di taverne di merda. Giustamente tu sei l'altra zona. Va bene. Oi, what's your problem? Walking about with pawns in tow, I mislike that. You from Vermont? Bet you're as prejudiced as the rest of your lot. Well, got something you want to say, eh? Save it. You're not welcome here. Suppose you didn't know, but we don't allow Vermundian scum in this tavern. But I've got a heart of gold, me. I'll give you a chance to redeem yourself. All you've got to do is prove your mettle against these sods alone, that is. If you're bested, then we'll take all you've got. It's only fair, ain't it? Allora. Tanto dove cazzo mi ha fatto rispondere? Andiamo di qua. Oi, what's your problem? Walking about with pawns in tow, I mislike that. You from Vermont? Bet you're as prejudiced as the rest of your lot. Well, got something you want to say, eh? Save it. You're not welcome here. Suppose you didn't know, but we don't allow Vermundian scum in this tavern. But I've got a heart of gold, me. I'll give you a chance to redeem yourself. All you've got to do is prove your mettle against these sods alone. Zio, non so se hai capito che io sto col cazzo tremendamente girato per la connessione italiana. I tuoi sgherri li deflagro nell'ano. Li faccio diventare gatti persiani se gli gira male. Ma...
Well now, quite the brawl we're having here. But I must say, these odds are rather craven. Did you leave your honor at the door? And who are you supposed to be? You a friend of this one? Nay, I'm a sellsword. Coin is my only ally. 'Tis not my conscience that call me here. Oh, no. I simply cannot stomach acts of cowardice. Is there even one among you with the grit for a proper duel, one-on-one? What'd be in it for us, eh? The fact that I'd refrain from breaking your jaw. That's not quite the reaction I was hoping for. Mayhap you know not my face. How about my name then? Ragnar. Ragnar? You're him. From the Scarlet Rains and the Battle for Jeremiah? Well, 'tis clear you're a man best not crossed. But I trust you'll have no complaint so long as there's only one of us, aye? Oi, bring it out! Where's that reprobate gotten off to? We'll see if you can escape me a second time. Show them your metal! Vogliamo... I don't believe it. You're a bloody menace, you are. Come on, you lot. We're leaving. Guarda dove cazzo è volato! Fine work that was. Pray, save your thanks. I've no need of it. After all, judging by the skill with which you won that duel just now, I dare say you'd have bested those louts even if I hadn't intervened. I suppose that coward knew he was no match for you in a fair fight, so he had that beast take the beating for him. At any rate, 'tis safe to say you've piqued my interest. I hope our paths cross again someday. Of course, I can't promise I'll be as amicable then. As a sellsword, 'tis my policy to let my employer decide friend from foe. I'm sure you understand. Till next time. Sir Ragnall is no ordinary man. Allora, finalmente credo si sia fissata. I cavalieri misti, questi tre li ho scoppiati mezzo ragazzi. Sì, ma qua, cioè, solo se sei una classe magica c'hai un po' di difficoltà perché non hai tempo di castare. Fly me to the moon. Era arrivato laggiù. Adoro. Adoro, però si sembra per perdonare. Si è fissata. Qua dentro c'è qualcosa di unico. E le signorine? What does this say? Le pussy? No, troppo. No, pussy? Peccato. Questo è un joke, perché per chi non sapesse, pussy in inglese significa gatto. Ah, ok. Si spammavo la ultimate. Chissà quale... Ah, beh, l'ultimate sarà quella col drago, sicuro. Salone cosmetici di... Mettefer. C'è il cimitero. Negozio di Isaac. Non pussino parti. Impara l'inglese con Litch. Sì. Allora, andiamo di qua. Qua c'è il cimitero. Però non era un ossario questo, in teoria. Vabbè, che tanto, perché dovrebbe esserci... C'è una bara. Cioè, manco ho fatto il tempo a finire di... Porca troia, quante bare. Tu chi sei? What luck? Sì, la mossa del maestro, io la chiamo ulti, sono rincoglionito. Quenti. Ah, sono tutti mercanti, perché sono sempre in viaggio. Sono tutti mercanti. Ah, ma perché credo che sono dei mercanti che muoiono come degli stronzi, Paco. Quando c'è scritto sempre in viaggio. Guarda, preferisco mille volte questo. Ah, oddio, potrebbe essere vero. I due banditi che abbiamo ammazzato, gli amichetti. Ah, perché è vero, pure i banditi saranno sempre in viaggio.
Però io adesso, perché se voglio fare il test, un gatto. Infatti, perché quel simbolo, quel tatuaggio è il tatuaggio dei serpenti del cacchio. Ma se io adesso li riportassi in vita. Ah, questo è un mercante sicuro, perché c'hanno il tatuaggio in faccia adesso e cose. Ma attaccheranno? Ti do un'altra spaicata nel mentre. Thanks, cuz. No, no, ha spaicato. Però si è rifermato subito, quindi si sta stabilizzando almeno. Vabbè, pensavo ci fosse qualche interazione. Sì, esatto, vanno via e basta. Let no hardship keep us from our charge. We go with the arisen, wheresoever that journey may take us. Però c'ha avuto un'interazione unica a Ginevra. Sì, sono quei due che ammazziamo che potevamo riportare in vita. Sembrano Gesù, sì. Escono dalla rocciottona, là. Oh! Madonna, che... Sir Arisen, I have a message for you. Sir Manella would speak with you in the palace. Pray seek her out at your earliest convenience. Ma ancora tu? Ciao. I go where the wind blows and the coin flows, cuz. No, ma infatti magari ci avrà qualche interazione con il ragazzetto che hanno catturato. Quello grasso è quello con la 104 che mi è riattaccato appena l'ho restato. Chissà se lo rifà. I am well enough, thank you. Sta rispaicando, però da quel che sto capendo, ragazzi, dovrebbe essere roba che dura poco. E si sta stabilizzando, sì, si sta già togliendo. Stasera va così, vabbè, l'ho capito. Tu? Hoi, looking to change your vocation, perchance? No need to overthink it. You can change it on a whim. You've naught to lose, and you might even make a new discovery. Qualcosa da dire? Business hasn't been the best for some time now. Many thanks. Guardate il lato positivo, almeno non stiamo facendo combattimenti, quindi non sbrattate fortissimo. Cioè, finché andiamo in giro così. Quello che queste rotture di coglioni io dovrei aspettarmele durante il periodo delle piogge. Non durante il periodo in cui ci stanno il cazzo di caldo che spacca le rocce, Dio Madonna. Ma... Dettagli. Ah, qua è per farti i tatuaggi. Questi sono tutti i tatuaggi che stanno nell'editor. Vendiamo tinture tradizionali batali in tutte le tonalità, immergiti nei colori intensi di Batal. Che bella come roba. Ciao. Say, are you satisfied with your current appearance? Because I sense you yearn for a change. You wish to shine like a jewel among your peers. Is that not so? Well, lucky you. I am here to see your wish granted. By the by, I've acquired some new techniques. Peruse them at your leisure. Pettinatura, tu vabbè, ok, per questo è uguale. Però bella. Bellina come roba. Tu sei un vendor generale. Look as long as you please. E teletrasporto. Varia roba. Ok. Ah, tra poco, noob. Magari sarà finito anche sto lag di merda. Ma infatti la vedrò sta cosa, Elda. Perché sono curioso. Se è un viola particolare, glielo faccio. Perché Oga ce l'ha i capelli di un colore un po' particolare, in teoria.
Vabbè, questa è la zona proprio per comprare merda, fortissimo. Fa vedere, dai. Vediamo se c'hai qualcosa di interessante. This hardly bears saying, but don't you dare try to take anything without paying for it first. È che stiamo facendo un giro un po' di tutto. Mo torniamola, infatti. Madonna mia, di quanto sta andando giù, Dio Madonna. Ma sto facendo vedere una presentazione di PowerPoint ai miei. E che cazzo è questo? Sali, Dio Cristo. Sali su. Dai, dai che li superiamo i 5.000. Boni, che siamo a 6.000. Siamo ritornati, forse. Dio Cristo. Ma io mi andrò a informare su sta cosa, perché mi sembra stranissimo che ho la connessione che va bene, ma la live che va una merda. Tienilo d'occhio, perché? Bodash. Elmo del grifone, m'adoro. Madonna. Minchia, questo ci sta bene, eh. Minchia, guarda, giusto per le corna, ma questo ci starebbe bene. Porca, guardate sti cazzo di occhi gialli che ti guardano da attraverso l'elmo. Cappuccio del grifone, turbante, corona dell'intuito, corona dell'illuminazione, cappuccio dello strego. Ma qua c'hai robe. Velo del risveglio, armatura valorosa. Fa vedere. Oh, resistenza ai colpi. Ce l'hai una taglia un po' più grande, perché mi fa corta di pantaloncini. Mi si vede l'ombelico. Che cazzo. Madonna, ma guardale che belle. Minchia, questa bella. Ecco, a me mi avevano regalato questo. Mi avevano regalato. Io Yoga, in realtà, di finale la vorrei rendere molto barbara, no? Con la roba di pelle. Porca puttana, quanto costa. Cioè, scusa, come fa ad avere più resistenza ai fendenti e ai colpi questo che quest'altro? Giubba nobile, armatura maestosa, tutta roba che non posso vedere. Però vedi, fammela vedere almeno addosso. Le zinne di adamantio, ma davvero. Nirvana, questa sarà per il... La mutanda di Kratos, sì. Scarpe d'armi dal giusto. Ma toma, guarda quanti! Ma guarda quanti! Ma raga, ma la prossima volta qua ci sta un... C'è un cazzo di Fashion Souls della Madonna, eh. Io ve lo dico. Dovrebbe essere l'armatura del logo. Quale? Quella del cosetto che ho visto prima da guerriero. C'è un'equipe che ci dai monaci? Ghette da monaco. Immagino. Infusi di un debole aroma che ti aiuta a schiarire la mente di chi le indossa. Diciamo che in origine volevano metterlo fino a Dragon's Dogma 1 il monaco, ma non l'hanno mai messo perché avevano paura di come poter bilanciare un'arma che non ha armi. Cioè una vocazione che non ha armi. Purtroppo sì, dipende quanto puoi tirarle, Gigine, quanto puoi andare di statistiche. È come i bikini dei giochi coreani, che contano così come armature di Cristo. Accumuli, impermeabilità, repellenza, disgelo, vabbè, questa è roba così. Ok. Always a esatto, dovresti mettere i Cestus o un nuovo tipo di armi. Just tell me what you need and lo shuttle batali, randello vile, 5 dea d'argento. Arco. Fatto che tutte ste cose io non le posso vedere, Dio Cristo. Perché c'ho. No, fammi vedere gli altri. Sguardo. Oh, lo sguardo del drago. Non è quello, però, è depotenziato. Predatore. Arco veterano. No, dai, vorrei. Queste comunque sono armi. Molte armi di Granzis. Fai delle armi come i buff di DMC, sì, di sorta di Gauntlet e compagnia. Daghe batali, rasoi divini, fine del goblin. Ma sì, ma guarda, questa è tutta roba di Granzis, praticamente. Bastone batali, madonna. Porca troia. Tlamberga, bella vittoria del grifone. Anche se fa meno d'atterramento. Strano. Cuore rubato, sole divino. Vabbè, tagliacode, squarciuali, anime antiche, incenso ammaliatore, scudo batali, scudo continentale. Vende le frecce. Vabbè.
Avevi detto quello prima del perizoma. Andiamo a vedere. Avere un fabbro che fa le armature su misura richiesta. Peccato, sarebbe bello se esistesse una sorta di... Esiste la mod, da quel che so, ma una sorta di oggetto che ti permette di fare solo esteticamente. Comunque continuo a dire che è il gioco, ragazzi, eh. Continuo a dire che è il gioco, perché quando andiamo nell'overworld comincia a spikeare, quando siamo qua dentro non spike. C'è qualcosa... Cioè, il server sta... Io sto cercando di chiedere una quantità inverosimile di informazioni al server. C'è qualcosa che mi sta briccando l'anima. Io vediamo se posso mettere l'offline. Sto diventando... No, non è complottista. Comunque sì, dicevo la trasmog. Non sto diventando complottista, perché guardate, mo stiamo normali. Fammi vedere. No, perché io sono molto... Queste cose mi fanno girare il culo. Perdonate. Prima del perizoma... Ah sì, questa la facevano vedere nei vari trailer. Sì, ma questa insieme che era quell'elmo... Forse era proprio l'elmo del grifone? No, me sa di no. Che tanto guarda poi quanti elmi, cazzo. Questo è solo da mago. Questa è l'altra parte di questo set. L'elmo da cavaliere è bellissimo, perché è quello che c'ha la pedina di... della Risen del primo. Un liccio Spike Hunter. Don't you dare drop. Many thanks. Allora, andiamo a vedere i capelli viola. Diciamo che per oggi sarà proprio veramente... controllare e vagare per qui. Dove sei? If you desire a new look, pettinatura, Risen. Con le potenze di fuori. Ma ti aggiunge tutta una sbregata di robe. Dato sta spikeando. Cioè no, che tu a Batal hai proprio un altro tipo di colori. Ma beh, allora, questa è una cosa, vedi, che un po' dici una cazzata, perché magari vuoi farlo fin dall'inizio, ma che al tempo stesso è figa come roba. Mi pare di sì, non mi ha detto niente Kyle. Ecco perché Oka dovrebbe avere in teoria i capelli di questo viola qua, letteralmente. O, no, forse qualcosa di più scuro, non mi ricordo. Cioè sarebbe quel nero che è quasi violaceo a tratti. Tipo ste cose così, no? Forse qualcosa del genere. Adoro, poi mi metto a spippo. Madonna! Ma aspetta, ma qua non è che ti aggiunge il viola. Dio Cristo, qua ti aggiunge uno sbrego di tinture viola. Ma questa è bellissima come cosa. Esatto, poi questo purtroppo ti va a creare quelle pedine un po' strane. Cioè diciamo che questo è come quando durante Dark Arisen aggiunsero i colori particolari, che si creano poi quelle robe stranissime. Sono colori scioppini letteralmente, ti aggiunge tutti i viola, sì. Adoro. Ma allora poi vado a poi ho pure le sopracciglia. Vado a spippolare poi. Perché sicuro questo te lo fa anche allora i tatuaggi. È proprio la palette dei colori. Figata. Allora. I miei amici immaginari sono ancora qui. I ferri di viola. Oddio, chissà se puoi cambiarci il colore del pelo. Alla fine, infatti. Bellissima come roba. Allora, dove siamo andati? Ci sarebbe andare... Oh! Aspetta. Cioè, questi sono negozi... E quindi là sopra che cosa c'è? Parla con il tipo delle pozioni. Ma non mi aveva detto niente adesso. Look as long as you please. Parla. I long for the times when I was always on my feet. Non la moglie. What do you want? Ghostbusters. Housework's the hardest work there is, you know. No.
C'è un altro... C'è un altro vendor più su. Puoi... Madonna, alla fine, un gatto blu. Che bella come cosa. Perché sei nascosto? Che cazzo sei, il fabbro di Gatsu? Che bello, è veramente un nano. Madonna, c'ho un Kiboy, ti voglio pettare. Scusa, no, per tutta. Stili di forgiatura. Brock usa lo stile tradizionale di Batal, ma ci sono vari modi di scaldare la forgia. Che si possono usare diversi modi per riscaldarla per creare armi differenti. Se mai andrò a Vermund, dove ricordare di sbicciare nelle forge locali. E appunto di Sara, l'apprendista. Ciao. Hi. What brings you to Brocker's Smithy? Looking for scale cinder, are we? Well, you're in a look. Our forge is flit. Oh, 'tis at an elf's behest, you say? I'm afraid that changes things a wee bit. Elves and dwarves don't get along, see? Brocker won't want to help you. Unless you were to offer him aught he couldn't resist. Listen, I happen to know there's one bit of elven culture no dwarf can turn their nose up at. All elven fare's bland as grass. All of it. That is, save this singularly flavoursome dish, Nutriab. Course, no dwarf would openly admit to having a taste for it. But the fact of the matter is, the mere smell of that dish has dwarves foaming at the maw. Don't believe me? Bring a bowl of it to Brocker. You'll soon see. Io stavo scherzando, ma a quanto pare dobbiamo veramente portargli la ciola. Cioè, aspetta, ma io ho da dove scontato che la Nutriab fosse della Nutria. Vediamo, stronzo pure io. So, the blacksmith ought grant us some guifenture in exchange for Nutriab. Intanto forte. Vabbè. Follow me, master, if you would. Cosa c'è I'll lì? Bring you to the one you seek. Carbombrullo. The guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Fa ancora più senso quello che è tipo cerume di elfo. If you're still after a source of scale sin, but bring him a bowl of Nutriab and he'd fain deal with anyone, I reckon. No, vorrei accedere. C'è cazzo. Ah, beh, giustamente il negozio lo gestirà lui. Che c'è qua sotto? Carbombrullo. Can't put a price on. Chiedo, spaghi con i menu quando esci o entri. Mica è letale come cosa. Comunque mi piace come ormai tutti quanti stanno cercando, stanno guardando dove e perché spaghi la roba. I'm a master of. Ho capito, ma quindi non vendono un cazzo, sti stronzi, mi è stata di. O devo fare prima sta quest de merda? Non c'è nessun negozio per ora. Ok, tocca fare la quest. Va bene. Però non credo che ci manchi niente da esplorare qua. C'è qualcosa di collegato? Perché sopra c'è il palazzo. Allora non gli sto sul culo per adesso. Bene qui. Grande faia di battaglia. C'è qualcosa qua sopra. Rovine crollate. Sì, credo che abbiamo esplorato tutto. Forse. Qualcuno ha provato a riprodurre Garfield. Che vuol dire qualcuno ha provato a riprodurre? Ah, oddio. Col ferite. Sarebbe un magiccionissimo tutto arancione. Che bello, Dio Cristo. L'unica magari è provare ad andare su a palazzo. Ma poi aspetta. Il palazzo c'ha un bivio che poi te continua a portare. Cosa vuol dire? Allora. Togli la lanterna, no, intanto. Qua dentro c'è qualcuno? Ma comunque io credo veramente che sia la quantità di NPC. C'è più di quel che penso. Più che altro perché col fatto che adesso siamo in zona battle vuol dire che sbucano pure i sottoclassi le vocazioni quell'altre. Quindi io sto anche un po' a caccia di quelle. Onesto. Sto molto a caccia di quelle. Qua ci siamo passati. Sta rispaicando, ma dettagli. Dal vendor di prima compra qualcosa. Quale vendor dei mille?
Quello delle pozze? Look as long as you. Guarda, questo vento. Questo. Dear, that's the wrong one. Oh, apologies. Thank you, my darling. Fie. My vision's growing worse by the day, I fear. Methinks it began when I started reading an old grimoire I found whilst tidying the storeroom. 'Tis entitled On the Transference of Souls. A curious tome, this. It claims to grant the reader the power to summon things from beyond the rift. I thought I might use it to stock my shelves with otherworldly wares. Perhaps you will think me simple, but truly all I want is a better life for my wife and daughter. Yet 'tis most vexing, for the moment I start reading the tome, 'tis as if a fog descends over my eyes. But mayhap there is hope for me yet, if I can get my hands on a quince. They're said to reduce fatigue of the eyes. Would you be kind enough to procure one for me? I must keep reading that grimoire. I've heard quinces are native to Batal. Shall we see? Vuole una mela cotugna. Intanto che il bitrate fa tipo le giostre, sta live, avete capito ormai come sta andando. If we can't find some. Vabbè, una mela cotugna dovrei avercela, ok. Credo. Mezza tutta la merda che c'ho nell'inventario. Qua nella strada principale c'è qualcosa di interessante. Ma è bello che paradossalmente a livello di frame lagga di meno Batal dentro la città. Io madonna, guarda. Guarda quella cazzo di roba lì. No, questa è la strada principale. No, no, esatto, questa è Karma. Infatti, raga, perdonatemi se la live di stasera sta a fa così. Perché veramente mi sta facendo girare il culo in una maniera che voi non avete idea. Mi sta facendo girare le palle in una maniera che non avete idea. Batteria di Fulvio, col cazzo che ci vado. They can be most convenient, though they only travel during the day. Volevo andare un attimo a palazzo. No, sì, la bug Batal sicuramente è meglio ottimizzata, ma perché credo che il problema di Verne è che siano e sia quel cazzo di nucleo che sta là al centro, mentre qua bene o male sono spalmate e si fanno i cazzi loro. Me faranno oh. Di là dove si va? Beh. Vabbè. Andiamo dritti, vediamo. Sperando che non mi assalgano con 18 quest. Well met, Sir Arisen. Let us dispense with pleasantries and cut to the heart of the matter. I have a task that requires someone of your skill and discretion. Some days ago, a fiend attacked Empress Nadinia during her supplications. Her Majesty was unharmed, but the would-be assassin fled, gifting me a wounded arm in the process. He may seek to strike again, yet I fear I am not fit to guard the Empress as I am. And so I turn to you, Sir Arisen. Will you catch this villain in my stead? Elda, mi dispiace dirtelo. Ma è troppo tardi. Tra letteralmente 15 minuti, perché se continua così non ce ne andiamo molto in giro. Purtroppo alla fine se la siamo fatta tutta de merda col bitrate, sta cazzo di live. E vabbè, te lo trovo sto cazzo di killer. Dio madonna del bitrate! Che cazzo sta succedendo? Ah, dolore. Dolore. Accetta. Che devo fare? Accetta. My deepest thanks. Her Majesty will next begin her supplications in Flamebearer Palace. I would use this opportunity to lure her assassin from the shadows. Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. I trust you understand the gravity of this task. È bello che tu vai a cazzo a palazzo. C'è un assassino, te trovo o muore.
Fai giusto due cose. Sì, anche perché immagino che o lo zecchi o non lo azzecchi, muore o non muore. Non è che ci sta tanto. È come avere il singhiozzo, sì. È soltanto un dito in culo. Va bene. I would appreciate your swift return, master. Ho provato un'altra cosa per vedere se fosse quella che stava a far spiegare la live. Se era quella, veramente, mistero da fede. Ho staccato uno dei miei monitor con cui controllo la live. Se è quello veramente, esplodo, Dio Cristo. Non credo. Scusa, ma me l'ha detto chi è il killer? Visita il palazzo della fiamma di mattina, ora del giorno in cui l'imperatrice Nadia si dedica alla preghiera e presta aiuto a Sermenella. Sermenella comunque. Che cazzo di nome! Vabbè, è adesso. Quella penso che sia Nadina, no? Let me alone, will ye? I'm a busy woman. Ma sei una guardia. Quindi è questo proprio il momento? Perché raga, io ho il terrore di andare a dormire. Perché se non è questo è alla fine. Aspetta. Tanto sapete che forse era veramente quello. Buonasera Matt, come stai, bello? Oi. Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. You must ensure her majesty is not harmed during her supplications in Flamebearer Palace. Quindi posso andare a dormire, mi stai a dire, Rufus? Non ritrovo l'imperatrice così per terra? Sicuro? Andiamo. Vediamo infatti la quest. Okay. Usa la panchina. Ma la panchina è imprecisa, Star. Quella è la cosa. Va a botte di 6 ore, ma non controllabile. Allora, ragazzi, da oggi in poi, se comincia a spaicare, ditemi, Leech, spegni il cazzo di altro monitor. Perché forse era veramente quello. Boh, era un nocciolo nucleare, non era un monitor, a quanto pare. Dov'è il letto? Ecco. There are worse things than turning in early, I must say. Cioè che sì, la questa non sono a tempo. Non la trovi zampa là. Ok, dici che devo star là. Dico, ok, l'hai trovata. E questo non è questo. Se azzecchi, easy, altrimenti no. Adesso arriva. Oh mio Dio, è morta l'imperatrice. Guarda, col culo che c'ho. Helle. Madonna, mi stavo per schiantare per terra. Era sì. Ma perché ovviamente, raga, il monitor... Cioè, non è che la live c'è comunque la connessione, ma a quanto pare stava a succhi a mezza connessione un ragazzo di live in 144p. Dio madonna di Cristo, ma che cazzo vuol dire? Raga, scusate che avessi dovuto assorbì un'ora e mezza di sfrantumamento di Waller per sta cazzata. Povero Ferdi, volevo salvarlo. Come sta spaicando? Sta spaicando. Qua non mi dice che sta spaicando. Sta spaicando. Non sta spaicando. Sta spaicando o non sta spaicando? Sta spaicando. Non era il monitor, ragazzi. È la mamma di Eolo. We shall remain here. Due croccantine alla famiglia. And who might? Sir Arisen. You've come just in time. Sir Armhild. Tis my pleasure to present to you the good Arisen, come to aid us in apprehending the brigand who would threaten her majesty's life. Well met. Your assistance is most welcome. Without our empress to guide us, Batal has no future. Her majesty cannot be allowed to come to harm. Indeed. We are well glad of your aid. May it prove unnecessary. Ere her majesty's supplications begin, I shall give you a description of our target. Pray, seize the rogue, should you espy him. We would, however, prefer that this affair be kept quiet. Be not reckless in your decision, lest you apprehend the innocent.
Empress Nadinia shall commence her prayers any moment now. I would ask that you safeguard her with your life, should it come to that. O lambent flame, we offer thee these words of prayer on behalf of our people. Mandato adesso il bandito. Richard, grazie mille per il raid, bello, benvenuto, come stai? Sì, raga, a quanto pare non era il monitor. Detto cazzata, ho detto. Allora, vi siete uniti a una live molto laggante. Permesso di soggiorno ricevuto... No, questo non è lui. Lettera con la richiesta d'asilo... Non è questa. Descrizione. Porta i capelli legati dietro. Minchia, Batal! Due gatte, letteralmente, sembra fatta apposta. Porta i capelli legati dietro. Ha subito una ferita al braccio destro durante l'attentato. Ma il fatto che parla al maschile perché è maschio o... Vabbè, devo cercare qua in mezzo. Qua c'è Leon Kennedy. Qua c'è anche una spaicata della Madonna in questo momento. Ma va bene, ormai questa live è così. Piccia la torcia, dici che è meglio, siete più? We ask that Batal may e'er prosper. And we ask that a day may controlliamo tutte le braccia a destra. Human, no. Pawn and every no. Other noble race that walks capelli legati. Our world may live in harmony. Who are ye supposed to be? Fie. Are they onto me? Ah, shot it. Apprehend him at once. That man there is the assassin. Nicely done, Sir Arisen. Let us inform Sir Ermhild of what has transpired. Oh, your majesty. Full glad am I to see you unharmed. The brigand has been captured. The chaos of the past few days ought to be behind us now. We owe this outcome to you, Sir Arisen. You cannot know the depth of my gratitude. Ah. Yes, of course. Batal is in your debt, Sir Arisen. The same is true of you, Sir Manella. Your efforts were most admirable, considering your wound. Now that a measure of peace is returned to us, however, you ought to devote yourself to convalescence for a time. You may. The curative hot springs on Volcanic Island are said to be wondrous for healing. Go there to recuperate. Very well, my lady. I shall leave presently, and return when I am fully recovered. Grateful are we for your most valiant efforts, Sir Arisen. Devo dire con onestamente un po' di pelo non è che mi fa schifo, anzi, però dettagli, queste sono cose mie. Questa è un'altra cosa di cui molti si sono lamentati. Come fai a lamentarti? Ti dicono letteralmente c'hai i capelli legati e... Boh, che uno può... Cioè, io immagino che te puoi lamentare del tipo... Se io voglio fare un attentato e ci ho già provato, non vado lì come ci sono andato la prima volta. Cioè, mi sciolgo i capelli, mi metto un cappuccio, mi copro le cicatrici. Cioè, già posso capire. Però letteralmente ti danno l'identikit. L'unico stronzo con i capelli legati e le cicatrici sul braccio destro. Cioè, oltre che devi guardare con le tue palle degli occhi, nel senso, cosa devo fare qui? Quindi ci stanno delle fontane che curano le ferite. Io ci voglio portare Malbet perché mi dispiace, ma stanno qua vicino? Nadinia? Grateful are we for your most valiant efforts, Sir Arisen. Ah, proprio frega cazzi, va bene. Anche perché se ci vuole ti manda a fanculo, tra l'altro, andisgamo, Dio Cristo. Ok, ho salvato la vita all'imperatrice. Stanza degli ospiti. Hanno scritto di un servo feride. Sir Ermhild è un'alleanza lata preziosa per la nostra giovane imperatrice. Posso solo immaginare quanto debba essere difficile portare sulle proprie spalle il peso della fede del popolo e dei precetti della fulgita fiamma. Chissà, forse la devozione di Sir Ermhild nei confronti di sua maestà è una manifestazione della, della protezione della fiamma. No, sono... Ah, vabbè, giustamente l'aveva detto. Quindi là ci ritroveremo anche la panterona, mi è stata di... La banderone. Va bene.
Si era perso l'arma su Dark Souls 1 avendola in mano. Ma cazzo m'hai ricordato? A palla 10 anni fa. Sì, è nude. Ah, perché giusto. Vabbè, giustamente sono delle terme. Cazzo, io mi porto. Madonna, scena bellissima. Oga nuda con Malbeth nudo che entra dentro la cosa. È oro. È fottuto oro. Dove sono queste cose? Ci voglio andare. Madonna, che bello qua dentro comunque. Madonna, che cazzo di bello. Sì, no, era per dire che era una bella topolona. Raga, mi dimentico spesso che essendo dei cazzo di gatti, se io dico panterona, mi dimentico che sono dei gatti. Io ho visto Ginevra nuda. Ecco qua, Malbeth è stato tradito. Ma quindi di qua si prosegue? Ah no, da qua si esce. No, da qua si prosegue invece. Palazzo della Fiamma, caserma, camera di consiglio, sala storica. Stanza degli ospiti, sala udienza. Sono separati. E vabbè, Malbeth tanto è una pedina. È come negli anime giapponesi. Il bambino tu lo porti e vede le pocce di tutti. Nel senso, che gli frega alle donne? Al massimo vedono un birillone. Cioè. Mica. Oh, una pietra del cercatore. Vabbè, quindi non c'è niente di utile qui. La gloria. Sì, l'abbiamo superata in un attimo, Matt. Però lo Spike ha detto cazzo. La mia Sand è Grand Top. C'è la razza dei topi? Non me lo ricordavo. Ah, tra l'altro neanche loro ci possono entrare. Facciamo giusto un giretto qua rapido e poi stacchiamo. Sir Fulvio, the artist who serviced Sir Clark commissioned, is residing in Batal. Should we go and meet with him? Vedi, tale marito, tale moglie. This way. Tale marito, tale moglie. Much obliged. Madonna, che belli sti interni. Missione Guardiani, risposta agli innumerevoli rapporti ricevuti riguardo ad attacchi ai carri finalizzati a rapine e furti di merci, verrà messo in atto un'operazione per sgomitare i serpenti corallo. Il gruppo di banditi coinvolto, il loro rifugio si trova in una caverna stretta e ben difesa. In quanto membri del gruppo di soldati selezionati per l'operazione, dovete allenarvi assiduamente sino al giorno indicato. Poiché rapidità e sincronia sono vitali per il suo successo. Ah, ecco perché sono poppati dentro. Ho davvero realizzato quanto gliel'ho creato bene il culo. Invece Gigi te lo devi portare lì dentro. Anche perché io Malbeth lo voglio a fianco dentro le terme. Onesto. Over here. Oh, ste lanterne così particolari qua. Serpenti Corallo, adesso crediamo di capire bene come è strutturata l'organizzazione dei banditi attivi in questa regione. Di recente hanno iniziato a reclutare molti più membri, il che ha portato ad un aumento del numero di scapestrati senza esperienza nelle realtà soldati che confessano ben più facilmente degli altri, come quelli che hanno catturato. Grazie a ciò siamo sul punto di scoprire dove si trova il loro nascondiglio e potremmo presto darvi il via a un'operazione per sbarazzarcene. Bene. Però questa è una lanterna di quelle... Oh, forse soltanto blu perché c'hanno le... Oh, c'hanno le polverine magiche. These really are hidden in the most unlikely places, aren't they? The thrill of discovery never gets old. Vabbè, qua tecnicamente ci dovrebbe essere roba interessante, ma qua a quanto pare è durata meno di quant'è, invece. Povera Morrigan, Morrigan. Chissà se la rivedremo mai in Red Wolf. Qui? No. You'll never reach our destination if you continue in that direction, master. Dai, calmo. No, calmo. Peccato però. Tutta sta città e neanche una quest per... Oh. Fanculo! Pezzi di merda! Io volevo andare di là! Sono bastardi! Geneticamente modificati per fare una cheat. Pezzi di merda! Mertoni! E tu vedi, sì, comunque, quelle cose che avevamo trovato nella caverna sono ste robe qua ed è roba della faia. Devo farmi la strada lunga davvero! Ti apri? Dato bello con le scaglie. Ma infatti volevo vederlo un po'. Bella sta roba. Quello, vabbè, è il simbolo della faia, enorme.
Quelle scaglie. Bastardi. Maledetti. Allora, la prossima volta sicuramente ci finiamo la festa della Sfinge. La festa. La quest. Della Sfinge. Non ce la facciamo oggi perché... Ammetto onestamente che non c'ho voglia di cambiare cosa. Poi con tutto sto spike vorrei, sapete, finimela. O ce la finiamo oggi. Allora, diciamo che lo spike a 1000 di bitrate che ha appena fatto mi ha detto di no. Se fai la quest del caro fantasma capisci un po' di cose. Passa qua lo stronzo. No, le pedine sono delle persone che stanno qui in live. Qui? C'è un gong. Posso suonarlo il gong? No! Stardi. Allora. C'è una pietra del cercatore? Strano. Vogliamo vedere la sfinge. Più che altro è perché sta tirando delle spikeate incredibili. Roba DLC. Ma potrebbe essere sicura. Sicuramente. Vabbè, dai, dai. Finiamo così oggi. Dai, andiamoci a fare la sfinge. Rapida e indolore. Anche perché tanto sarà dai il signorino e via. Non è che sarà chissà che. Comunque raga, veramente perdonate sto lag di oggi. Mi sembra essere tornato quando giocavamo veramente con la 1000 di bitrate. Era di qua. No, ho sbagliato totalmente via, ho sbagliato. Dall'altra parte. Madonna, che bello che c'è tutta sta gente che suona Batal. No, no, ma regge Elda. E il fatto è che voi vedete ogni tanto che diventa PowerPoint. Letteralmente. Sarebbe bello se effettivamente, che ne so, sono 5 o qualche roba particolare, Rufus. Ci fanno qualche inciucio strano. Allora. No need to overthink it. You can Arciere. Okay, change it on a whim. You've many thanks. Just think. The first our foes shall see of you will be an arrow in their breasts. Più o meno. Upon my life, no foe shall approach the arisen. Bello. Perché ti intendono che si mettono in mezzo loro, no? Mi piace molto di più Batal. Onestamente, Batal, poi in realtà come cazzo si chiama? Buck Batal. Diciamo che gli elfi hanno sempre quella cosa un po' tutta su, tutta raffinata che non è che mi intriga. Sì, è bella perché è bella, però ogni ritira. Mi devo un arco, mi serve. Provallo. Prendiamo questo. Un'armatura giusto per non star nudi. Minchia, io ho paura. Perché avrei il dito del creatore, Rufus, con quello posso spararlo. Che poi non è il dito del creatore, però avete capito l'antifona. Perché io mi ricordo... i vari affreschi. Ne abbiamo chiacchierato parecchio la volta scorsa, mettiamola così. Va là. Va là che topolona. Madonna mia. Allora, lo stronzo dov'era? Lassù. Che t'altro minchia. Guardalo dov'è. Tempo, farm, voi. Pazienza. Anche se veramente da tanto che non faccio più le cose che facevo durante le prime live. Mi dispiace un po'. Forse qua ricominceranno perché tocca ricomprare roba. Bellino. Però peccato, ce n'è soltanto uno di questi. Peccato. Anche se questo onestamente non è che ti fa capire molto, eh. Cioè questa è una parte dei tanti indizi che ti dà. Perché ti fa vedere la chiave questo. Il vaso e l'affresco che devi colpire la parte bestiale.
Puoi farmare le armi? Sì, calcola che l'ammazza orchi star me l'ha droppato. Dovrei dormire, vero? E il checkpoint più figo è dormendo. L'ammazza orchi me l'ha droppato letteralmente un bandito del cazzo. Sì, Gigi, però credo che sia un dito in culo da quel che ho capito. Perché devi colpire soltanto la parte bestiale, altrimenti si dà fortissimo. Quindi o te la fai in solo, perché tante pedine credo che se ne sbattano il cazzo fortissimo. Le pedine ci provano nemmeno a non pigliarla in faccia qua, roba. Ok. Quindi devi stare da solo e colpigli sempre il culetto. Quindi fai prima... Tanto non la userei per nient'altro, sta cazzo di freccia. Onesto. Non la utilizzerei per nient'altro. Sì, farlo senza freccia è molto figo, perché immagino che sia un fight. Quello ce lo faremo in New Game Plus. Dove sto andando di qua? E dipende da quale arma vuoi. Io per esempio ho scoperto che appunto l'ammazza orchi te la droppano i banditi. Altri tipi di pugnali pure. E alcuni scheletri mi pare che ti danno forse l'armetta del cazzo. Non so perché non sono andato nelle wiki. O viene calcolato come luogo chiuso questo? Lo sapevo. Dov'è? Ecco. Ti lei, eh. Oi! Scusi. Mica mi è scivolato il signore. Fatto malissimo, si è fatto. Sì, no, io penso, guarda, ogni volta che utilizzo ste pietre a cazzo, Rufus mi pia un coccolone, perché sono 10k a pietra. C'è qualcosa. Ciao Popolona, come stai? Anzi, aspetta, prima. È così. Ok. Perché, raga, non uso l'arco da tanto. Ho paura di tirare alla cazzo sta freccia io. Ve lo giuro. Equipaggia. Forse la ritoglie, in realtà. What in the world were you thinking, bringing me to such a place? Hold a moment. That vase. It cannot be. For generations now, my family has been charged with a duty to seek out this amphora. To think that it was hidden here, of all places. Is that why you brought me here, so that I might claim it? Oh, joyous day! At long last, our vigil is at an end. E ho guardato la volta scorsa, Rufus, per quello dicevo. Cioè, ma in realtà anche nel murale, se la testa è spezza. Io all'inizio, in realtà, grazie a voi, ho ripreso la retta via, perché come al solito capisco le cose al contrario. Io pensavo che dovevi colpirla sulla parte umana. No, devi colpirla sulla parte della bestia. Però so coglione io. Prima devo aggrarla, non basta sparargli addosso. Non voglio credo che ci devo parlare prima. Ma sta cosa, quindi devo equipaggiarla sempre? Sì. Allora, io, raga, ho il terrore di sbagliare qualcosa. Ma guarda, Elda, piuttosto la morte! Well, well. Very good. Well, well. The amphora has been delivered intact. I'd not thought you had it in you.
Though I'd hope to savor your dismay, you shall have your prize all the same. And with that, our game comes to an end, as amusing as it has been. I shall now take my leave of you, to await the next courageous soul who would test their wits against mine. Outstanding. Well, you are a persistent one. Did my prizes fail to satisfy? Truly, your greed is boundless. But soon you will learn. Those who live by their greed tend to die by it. Though, it is a pity. I had taken rather a liking to you. It will bring me no pleasure to spill your blood. But nor can I ignore so bold a challenge. You wish it? Madonna, ma non la voglio, ma so. Ma bellissimo che poi mentre ti parla è triste. Madonna, c'ha tutta la faccia crucciata, oddio Cristo. Ma poi senti che c'è anche lo Stunic, addio Madonna. Allora, adesso sbaglio, perché tanto sbaglierò. Aspetta, aspettiamo un attimo che si sistema il bitrate. Ma come hai sbagliato? Piange. Cosa ho sbagliato? Non dovevo fare così, ragazzuoli. Dai, dai, sistemati. A mano ti parla e ti aiuta a combatterla? Ah, ti dà degli int, adoro. Raga, perdonate. Io sto con un arco di merda adesso. Ormai si mena, dai, si fa legit. Devo far colpire da quello. Va bene. Take evasive action when it starts encamping. His magic possess devastating potential. No ball here. Meno male che c'ho gli oggetti curativi, vaffanculo. Però bellissima come fight. Tanto te la devi far da solo.
parte che c'ho addosso un'armatura di merda, perché è pure quello che mi sta a dare le totto forte forti. Dai, a me mi servono tutte le cose del creato che se siamo portati via. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Oh. Look at this bug count. He's toying with us. Fanculo. Vabbè, sta giocando con me. Full of surprises. I look forward to informing my own master of that strategy. Surely not. Altro nel mente sta tirando delle spaicate come il Cristo, raga, quindi voi non starete capendo un cazzo, tra l'altro, ma dettagli. Seems very invulnerable, but it is still a living creature, and if there's one weak point we all share. Ma le state leggendo le cazzo di frasi che stanno dicendo nel mentre? Però vedete, se poi mi dite che però le pedine colpiscono la parte umana apposta, sono stronze. Se stanno a di tutte ste cose, cazzo. This foe was unlike any other we've faced. We would do well to watch its reactions carefully. It is easily done. L'ha preso. Of treasures. If we can only best it, they will be ours. Not half bad. Feast your eyes on this! Impressive, I must say. I almost hope that you and I shall meet again. It has been long indeed since I was last so entertained. Outstanding. We have... Madonna. Tanto l'ultimo colpo credo che gliel'abbia tirato Gwen, perché gli ha tirato una fiamma sul culo. No, esatto, non è morta. Achieved our objective. Effettivamente era questo l'ultimo enigma. È semplicemente scappata. Bello, ok, sono contento. Minchia, comunque quanto bella la fight. Stato i bitrate che andavano, quindi un po' un peccato.
Però quanto bella, con lei che è costantemente di percula. Hai provato a mordere, a masticare qualcosa che era più duro, no? Oppure trascende il ciclo, si potrebbe anche sta come cosa. Bella. Le pedine che dicono, anche lei ha una parte umana, tutte queste cose così, figa, figa, figa. Danno praticamente tanti piccoli hint sul non colpirla dove è umana, praticamente. Del parlare del fatto che fosse mezza bestia e mezza umana. E che noi stavamo affrontando quell'altra parte, mettiamola così. Bello, bello, bello. Poi c'ha tutte ste magie fighissime. Bella. È perché l'ultimo forziere noob è così, devi ucciderla. Let me get that. Il fight è letteralmente l'ultimo indovinello, sì. Non so perché si sono sciolto, infatti. Forse ho premuto per sbaglio. Ah, perché mentre magari mi cibavo. Va bene. Why, tis a treasure in the truest sense. Master, do take care not to throw it away by mistake. Oh, questo è l'anello che dai in dono per farti la romance. Quindi ok, non lo ottieni soltanto con le pietre del cercatore, te lo danno. Sulle zinne il cranio puoi colpire, ma in realtà vedevo che ogni tanto non gli facevo danno, Zujin. Quindi non ho capito se è perché colpivo qualcosa di strano o non so. E qui? Chiave che apre un forziere in particolare, chiave della saggezza. Cuore di drago eterno, pietra infusa di una magia incredibile. Quando viene usata, riporta in vita qualsiasi persona decaduta nelle vicinanze di chi la tiene in mano. Ah! È il counter della peste dragonica. Stermina la città, ma la puoi riportare in mano. Un po'. No, esatto. Cioè, è un po'. È un po' una sciofecata. Sì, esatto. È una one shotata per riportare in vita una città, praticamente. Sì, esatto. Ti permette di rimediare gli effetti della peste draconica. Se offerto come regalo, approfondisce il legame tra chi lo dona e chi lo riceve. Però si può duplicare? Come si può duplicare? Serve quasi solo per i trofei. Ah, ok. Fai la casta. La catasta di morti. Va bene. Questo ictus per gli occhi finisce qua. Perdonate anche per chi magari se la sta vedendo in past broadcast. Bordelli, ragazzi, purtroppo sono cose che io non posso controllare, il che mi dispiace veramente tanto, perché sapete quanto ci tengo a potervi dare qualcosa di più fruibile possibile a livello video e audio, cioè almeno proprio della base. Sapete che è di non vedere la merda. Sì, esatto, sono molto meglio gli altri premi, tipo il anello per fare la romance, essenzialmente quello sicuro come l'oro, o lo darò alla gattona. O lo do a cosa? La milfotta. Che mi sono persa che ho dormito per tutta la vignetta di Kelilith. In realtà ti sei persa tante bestemmie e tante piccole chicche qui lì. Prossima volta allora si continua ad esplorare. Pensavo... Continuo a non schiodarmi dalla testa il fatto che fosse stato Dragon's Dogma stasera a far pingare. Perché se in questa, tanto per chi sta andando, come al solito ci facciamo 10-15 minuti di chiacchiere e poi andiamo a ronficchiare. Se adesso non lagga durante questo pezzo vuol dire che era Dragon's Dogma, eh. Glielo dico. Ma il fatto è che la peste draconica può distruggere una partita, quindi tanto male non è. Ma dipende alla fine. Dato una reaction da parte del nostro bello L. Perché...
Cioè, io capisco il fatto che se ti stermina tanti NPC, però alla fine resti soltanto quelli importanti. Io in realtà, prima della fine della live, vorrei vederla come cosa. Voglio vederla, porca troia. Non credo, Rufus, perché migliora molto la situazione, migliora molto, però si vedono comunque gli starter. Infatti, stavo cominciando a pensare anche di prendermi un secondo computer molto meno potente per registrarla. Nel proprio, ok, ci sta quella di Twitch, però ce ne sta anche una magari proprio registrata in 2K, quindi con il bitrate quello buono, ma sarà una cosa per il futuro. La tipa della casa dei vicesi, non mi ricordo mai come si chiama. Weevilnina. Una roba del genere. È una cosa che ti avevo chiesto di fare in Dragon's Dogma 2. Ah, ok, quella del cazzottino. Ma manda tutto, Elda, manda tutto. Ripeto, quando voi mandate adesso la richiesta del reaction, potete metterci il link. Weevilnina. Madonna, che cazzo di nome. Ma è palese fosse Dragon's Dogma. Ma guarda, adesso anche l'ha fatto, ma in maniera molto più piccola. Il cuore in realtà serve a poco. Io quando lessi il nome pensavo fosse un cuore. Esatto, mi era preso un coccolone anche a me per quello. Cioè, pensavo fosse un cuore che ti, non dico restava all'infinito, ma che magari potevi caricare, no? Solo i primi 10 secondi, sì, tranquillo. Buono video. Cioè, tipo, che ne so, che tu potevi utilizzarlo, dopo un tot si ricaricava e ti ridava un altro cuore. Quindi era una sorta di defibrillatore che te potevi portare dietro, che era figa come cosa. Invece no, ok, hanno messo un modo per counterare la peste. Voglio provare a falsificarlo. Chissà che cazzo succede. Guglielmina. Si può fare la romance con l'imperatrice? Tecnicamente sì. Cioè, puoi farla con qualsiasi NPC, pure con i bambini, Star. E se la veste di stremina tipo ora Bug Battle, vale restare tutti i vinci coinvolti nelle quest. Lì sarebbe un problema. Però, ripeto, prima della fine della run voglio provare, voglio vederlo che cazzo succede. Perché, ripeto, io so che ti deflagra la città, ma non so che succede nell'effettivo. Nella prima cutscene la tipa sembra più carina. Sì, intendi la signorina del bordello, sì, ma quello succede tipo sempre perché hanno le luci apposta. Quel cuore ha un nome fraudolento. Quale cuore? Ah, ok. Quello che abbiamo preso. Io proverei a duplicare l'anello, perché pure l'anello è interessante, vero? Cioè, perché il fatto che non sdoppi l'effetto magico, ma che cosa crea il cuore di drago fighissimo? Una patata. Fa una patata rossa. Che cazzo fa? Quasi tutti, sì. Ma che cioè, in realtà, tipo tutti. Giusto un paio, perché appunto, che ne so, come nel primo, il duca, credo che non potessi farlo. Sto spikeando? Sì, sto spikeando. Non era Dragon's Dogma. Era l'Italia di merda. Dopo lo spizzico. Infatti, perdonatevi se non vi ho risposto in privato, ragazzi. Sono state giornate molto piene. C'è un'altra reaction. E si spike. Sì. Ma stasera, io ripeto, non capisco che cacchio sta succedendo. Perché a meno che non sia il server di Francoforte. Può essere. Magari sta a fare una tempesta a Francoforte. Quindi è proprio il server di Twitch. Perché io solitamente non mi collego mai a Milano. Perché Milano mi dà un sacco di problemi. E vado a Francoforte su in Germania. Può essere, Non sdoppi ma crei cose nuove. Tale cristallo che ti ha mandato non ti fa teletrasportare. Ma ti cura. Sta cosa non la sapevo. È stata la ragazza del fabbro. Ah beh, bella, Sara è bellina. Ma in realtà, ripeto, vedi, quella è quella cosa che va anche molto nel roleplay, no? Cioè, aspetta, qua fammi bloccare che mi sta spaccando i timpani. Dipende molto cosa ti piace. Cioè, io infatti potessi, io lo darei anche a qualche NPC così a cazzo, perché ce ne sono stati un paio che mi hanno intrigato. Cioè, non per forza, io infatti quando dico la gattona, mica l'imperatrice, sti cazzi dell'imperatrice. Io dico la guardia del corpo dell'imperatrice. Sono un apostrofo rosa tra le parole franco e forte. O tra le parole porco e... Niente. Se dai fiori ti dà lo sconto. Sì, come tutti i mercanti. Questa è una cosa che mi avete chiesto anche su YouTube, ragazzi. Ma se i mercanti voi ve li inciuciate, dovrebbero darvi dal 5 al 10% di sconto nei negozi.
Quante ne vuoi? Gigi, tu paradossalmente, ma anche, tipo anche in Dragon's Dogma 1, tu potevi andare dalla la signorina in mezzo ai campi a Cassardis o a Grand Soren, dargli i regali finché non ti entrava la romance, quindi c'era una musica particolare nel primo, e tu facevi la romance con quella. C'è già sta gente che si è trovata la figlia del coso, eh. Del mercante, la stronza, la bambina che corre così, si è trovata. Per dire. C'è gente che si è trovato Furnival. È stato l'elfo della questa dell'arco, a mia amara sorpresa. Ma perché il fatto di inviato l'one, per questo cose come l'anello l'hanno inserito, perché quello è quel, proprio dire al gioco, bro, questo. Me ne frega anche, perché tu magari fai due quest personali alla fine, no? Sì, momenti in cui decidi di andarsene a fanculo. Sì, sì, no, ma ripeto, passiamo dal perfetto di live alla merda. Io in questo momento, ragazzi, là sotto sto leggendo 19.000 kilobyte per secondo. Io sto andando a 19.000 di bitrate, che è quando si fissa. Però ogni tanto riscende a 4.000, ma non c'ha senso. Io a sto punto magari comincerò a mettere il bitrate dinamico. Io cerco di evitare il bitrate dinamico perché poi veramente si rischia che si smolecola la live e si bugga, perché è molto buggaticcio. La bambina, GG, sì, la bambina. Io l'ho stalkerizzata letteralmente. C'ha più fiori lei che la fioraia. Hai fatto bene se ti intriga. Da me menella. Non mi lamento, anche se ho provato a farla con Urlica. Vabbè, ma tanto con quegli NPC purtroppo ti entra per forza. Però vedi, ti entra l'intrigo. Per la serie Urlica, Kit se in cura. Ma sì, ma perché Urlica è tipo, è come la ragazzetta de Gassardis, no? Loro danno per scontato che quella tua sia la tua main, cioè sia quella un po' generica. In realtà basta che fai qualsiasi quest e ci fai paradossalmente la romance. Io darò l'anello all'imperatrice. Vuoi una gatta bianca? Sono contento. Ma domanda, possono rifiutare o come la collana di Sky? No, non rifiutano. Diventano tue. La romance effettiva non è che si fa, Zugi. Allora, con determinati NPC c'ha le cutscene. Cioè tipo credo con Urrica, con Wilhelmina... non so se ci stanno altri personaggi. A sto punto credo di no, perché io pensavo pure con il capitano delle guardie, ma a quanto pare no. No, con quelli proprio, quelli grossi, grossi, grossi. Tipo nell'originale, oltre a esserci... Non mi ricordo se c'era la cazzi nell'originale. Beh, nel primo, oltre alla cazzi, c'era anche dei finali unici ogni tanto. Cioè, in base a chi tu ti portavi, se erano degli NPC grossi, te li trovavi una piccola variante di frase nel finale. Tipo spoiler del primo, se voi facevate la romance con Celine, che è la pedina che è diventata umana, tutta quella roba lì, quando si ritrova la tua pedina che è diventata umano, gli dà la mano, la riconosce e dice guarda andiamo per il mondo libero. È molto bella come cosa. Non cambia assolutamente nulla, più energia, più energia. Non come da questo modo dove magari Celine all'inizio... Ecco, esatto, quello che dice qui, probabilmente se c'hai gli NPC unici in cambio un cazzo, spero... In un Urrica, in un Wellmina e compagnia. Povera la mia Urrica è maltrattata. No, ma Urrica è bellissima, eh. Però è letteralmente Andy che c'ha Woody e poi trova il giocattolo un po' più... Nel senso, dici, ok, quella è la romance standard. E poi cominci ad assaporare i vari altri NPC. Dice, persone carosissime quando parlo, inclusa la mia stessa pedina. Dovrebbe essere la persona più alta. Il problema quando tu hai dato tante cose... Zugi, è che poi non sai chi cazzo è la tua romance. Per questo poi assapori le gattone e ti innamori, bella. Letteralmente la pussi. Poi continua a dirlo. Però per questo mi hanno messo cose come l'anello. E ti dicono pure la pedina, dice non buttarlo. Dallo a chi vuoi farci la romance. Perché credo che banalmente butti all'interno dei file di sistema un 999 sul rapporto. Cioè, sei tu, stop. Molte sì. Calcola, infatti questa è una cosa che vi consiglio a tutti, Gigi. Date i regali agli NPC, perché se sono NPC particolari, vi danno delle ricompense particolari. La bambina della quest dei libri, per esempio, a me, mi ha dato uno dei libri unici, chiave, che devi dare alle varie quest. Il vecchio di merda sulla spiaggia mi ha dato l'occhio del drago, più tra l'altro delle frasi bellissime anche a livello di lore e compagnia. Se vedete qualche NPC particolare, infilatecelo il regalo, perché magari vi sorprende. Io ho visto uno che aveva Disa come romance e che puoi biasimarlo. Disa, io, raga, Madonna, so che è cattiva, però ti cazzi.
Oh, Urrica bellissima, è coccolosissima, deve fare il culo, una quasi Arisen. Palezat, la romance è un valore che arriva fino a 600, alla fine che ha più punti vinci. Sì, sì, è, ripeto, è molto semplice la faccenda romance, ma in realtà rapporti, è letteralmente un valore che sale su. Ci stanno oggetti più preziosi, meno preziosi, tipo le pietre nel primo valevano un botto, perché erano oggetti rari. È come se tu doni un cuore di drago. La gente potrebbe essere anche l'ultimo degli stronzi. Oh mio Dio. Tea ti avvisa? Buona come cosa, Elda. Ma comunque. Te hai capito? Che Trish è la figlia di Myrdin? Sì, quando mi ha dato l'anello. Infatti sono curioso. Vero, avevo detto che dovevamo tornare a parlare. Vero, dovevamo tornarci a parlare con l'anello equipaggio, ma mi hai detto che forse non cambia niente. Accidentalmente ma che cazzo stai dicendo? Ho accidentalmente grabbato le puppe alla sfinge. Ma che cazzo stai a dire? Ma allora, andiamo. Sometimes accident happens. Mm-hmm. Guarda la schifata, che bella, madonna. Coccolina, ok. Bello che ci siano ste cazzate, ci hanno pensato. E poi abbiamo un video di Star che non ho capito che cacchio è. Un Kai Star? Torna. Andiamo di qua. Aspetta. Mia keine Wahl. Möge die Exekution beginnen! Haia! Cos'era? Ihr lasst mir keine Wahl. Möge die Exekution beginnen! Haia! Questa sarà la mia sveglia. Questa da oggi sarà la mia cazzo di sveglia. Tanto lo sto spiegando più. Ce l'abbiamo fatta. Se due più hanno lo stesso valore, conta l'ultima che hai parlato. Attenzione. No, I choose you. Tra 20 anni lo denuncia per molestia. Che cosa? Ah, dice sì, il signorino. E che la madre di Trish è morta a causa del suo potere. Per questo Myrdin l'allontana. Madonna. Questa parte no. Questa parte non la sapevo, però minchia è triste. Però, da una parte, zio. Io Cristo. È tua figlia. Se tu sei uno stregone di miei coglioni, per un attimo mettiti lì a guardare se spara le saette dal culo al posto della cacca. Nel pallonino. Se spara palle di fuoco, dagli una mano. È fake, fa così qua. Ah, in generale quando ti aggrappi. Peccato, era bellissimo se no. Comunque c'è un'interazione della sfinge. Se riesci ad aprire la chest grande prima che droppi la chiave. E come fai? In New Game Plus. È l'unica. Sai che bello. Tu arrivi in New Game Plus, lei si gira. Ma che cazzo fai? Chi te l'ha data quella? Pezzo di merda. E ti attacca. Bellissimo, poi vedi, queste sono quelle cazzate che adoro, il fatto che ci pensano, no? Io mi sono aggrappato alla zappa per ora e ho fatto lo stesso, sì, ma allora, in realtà ho scoperto che esistono anche tante mod, non solo per la sfinge, ma anche per la medusa e per le arpie, che aggiungono i capezzoli. Non so se volevate sapere queste informazioni. C'è gente che si è messa a modellare in Blender dei capezzoli da attaccare a codeste creature. Non stiamo parlando texture, metti un PNG di merda. No! Hanno cambiato i modelli! Dio Cristo! A domani, sta ragazza, per essere stato con noi. Ah! A me il drago ha preso Urrica, ma nella scena finale avevo Menella. Ha detto, ah cazzo, ho sbagliato. Era questa quella che voleva. Per sicurezza ha buttato la figlia in mezzo a un bosco per non guardarla. Ma sì, ma tanto, ma che tristezza, cazzo. Se c'è un video, di che cosa? Ah, della sfinge che si gira e ti fa che cazzo. Non spara a palli di fuoco. Lancia a meteora, è iniziato dalla pubertà. E avrà le sue prime... Madonna, sai che terrore. Ciclo mischiato a tornadi. Ma che schifo, digita Nexus Mod su Google. No, io, raga, perché...
ogni tanto voi mi mandate quelle mode tipo ok, la cosa per il frame rate e la CPU, queste cose così. Poi escono tipo le more trending, no? Cioè quelle che sono state più scaricate, più popolari. Io mi sono ritrovato, ma non è una, ma sono tipo 4-5 con anche la variazione di grandezza. Io ho fatto, ho capito, ma che, cioè, io mi immagino sempre questa situazione dove da una parte c'è sta la gente che urla ah, merda il gioco, perché non riesco a capire come il tizio, come cioccare il tizio che vuole assassinare l'imperatrice. Dall'altra parte opposta, gente che si mette su Blender a modellare i capezzoli. Cioè, ma che cazzo di poli sono? Com'è possibile? Cazzarola. Ma poi che cosa serve? Cioè, la cosa che io penso è, cosa serve? Alle arpie. Che se per sbaglio streami a fine. Eroi o pazzi? Probabilmente entrambi. La cosa strana sarebbe stata se non l'avessero fatto, sicuro. E se gli fai duplicare il cuore eterno o la chiave? Ah, oddio, è vero, se gli fai duplicare la chiave, che succede? Ti dà una chiave standard. Sarebbe bellissimo. Dice, guarda, il meglio che sono riuscito a fare è questa. È fatta con, tipo, Buddy, con il cioccolato, quello per costruzioni fake. Dice una cosa tipo, ma che maniere sono? Hai davanti un banchetto e tu vai direttamente al dolce. Ma no, aspetta, ma aspetta. Se a me la Sfinge dice qualcosa del genere, io istantaneamente, sapete il film... Che cos'è? Una settimana d'addio? Stessa cosa. Nudo. Lo dico. Pure in posa. C'è Oka che fa... nuda. Con lo spadone in mano. Per fare una cheat. Per forza. C'è la mod per togliere la censura... No, vabbè, pure io che cazzo stronzo. Ma aspettavo che alle terme ci fossero le nudità. Pensavo in realtà ci avessero i toppini, no? Cioè, ok, ci stanno le nuvolette anime. Adoro. Poi ci scherzate mai davanti al drago, ci manderei la bambina, altro che Arisen. Se intendi quella del primo, la bionda col caschetto, essere svanico, è immersione, sicuramente. Però, ma la cosa che mi sorprende è che l'abbiano messa la medusa. Inizi la romance. La romance credo che devo trovare ancora un NPC. Ah, per adesso Wilmina. Top. Intanto in tutto questo sta continuando a tirare spaigati. Io manco me ne sono accorto. Ormai l'ho accettato, ragazzi. Veramente. Per adesso si va di Wilmina. Se poi trovo qualcosa di particolare, qualcosa anche di roleplay che ci si infila in mezzo. Che poi alla fine... Quelli di Dragon's Dogma se sono sempre... Magari romance con la Sfinge l'avrei già fatta. Quelli di Dragon's Dogma sono sempre fatti anche molto furbi, perché ti permettono di fare la romance con i bambini, con qualsiasi essere, perché alla fine non è tanto il amore quanto la persona più importante per te. Quindi magari, che ne so, fanno la paragulata del io sono una Risen stregone, vado appunto con Trisha perché sono il mentore, quella che l'ha salvata. E ste cose così, però. No, no, infatti, i gusti di ognuno, io non giudico niente. Raga, ma poi state a parlare con uno a cui gli piacciono i Monster Girl. Ma posso giudicare? Tra cazzo de furri, Oga-san, che tra l'altro hanno annunciato anche l'anime da dove viene la mia Oga. Finalmente, Dio Cristo, lo vedrò. Sarà una merda, proprio, lo vedrò. È stata a parlare con me. E a me basta che, letteralmente, è un essere senziente. Potresti anche aprire la cassa e poi far arrivare... Ma la Sfinge purtroppo ci sta sempre. Perché il fatto che la Sfinge se la porta dietro la cassa. Tanto ancora ci sto pensando a quella cazzo di fight. Non vedo l'ora di affrontarla in New Game Plus nuovo. Insieme alla Sfinge è l'essere più anziano di Dragon's Dogma 2. Che cosa? Dici Trisha? O qualcos'altro? Wilhelmina o Menella? Per adesso Wilhelmina. Allora, la maturità supera il pelo.
quale anime? L'anime da cui viene Oga-san. Oga-san è ispirata almeno in parte nell'aspetto. Date parte la pubblicità, grazie per il support. A Oga-san, appunto. Di come cazzo si chiama? Plus Size Elf, che praticamente è un anime dove ci stanno tante Monster Girl. E uno di quegli anime dove ti introducono a come mangiare sano, a come allenarti. L'autore, tra l'altro, è una manna per quanto riguarda l'anatomia e tutte queste cose. Oga proviene da lì. Fanno l'anime di quel robo. Infatti, non ci credevo neanche l'avessero mai fatto. Ah, la Gorgone. Beh, è vero che lei stava dentro la torre. Temo solo di colpire la faccia per sbaglio. Ma in realtà, guardate, Darcere è stata molto onesta. Ma in realtà me l'aspettavo, da come mi era stata anche chiacchierata come cosa, molto più tediosa la fight della Sfinge. In realtà sono stati molto furbi, perché è onesta. Perché lei ogni volta che attacca, che si schianta, che fa qualcosa, fa così. Come se... cioè, si vede sempre che te vuole far vincere. Non sta a fa seria. Lei ogni volta che fa qualcosa si pianta per terra e ti dà il tempo di tirargli quella botta. Quindi pure col distruttore, per carità, non potrei fare le mosse caricate di Cristo. Però gli puoi andare dietro, sboom, sulla schiena, anche perché poi gli fai male. Io me l'aspettavo molto più dura, invece credo che proprio tutta la sua parte bestiale è punto debole. Brutalissimo. Quindi tu gli tiri una botta e gli fai male, perché gli fai male. Quando uscirà, Sunny, probabilmente mai, visto che ci vorranno altri 6 anni. Stiamo solo colpiti, avevo detto la stessa cosa. La manza l'hanno messa più a interpretazione. Sì, ma anche nel primo era così, Elda. Pure nel primo tu ti potevi fare la romance con i bambini. Per dire. Il problemino di Will è che ha degli zigomi grandi come gommoni da alcune angolazioni. Quello capita quando li modelli un po' strani. Sono le pedine che rompono le palle in quella fatti. Ma infatti peccato, ma ripeto, tanto che sta pingando tutte cose. Da una parte mi dispiace anche come roba, perché loro si mettono a fare tutti quei discorsi sul colpiamo la parte bestiale, anche lei ha un'anima, tutte queste cose si sono messi a dire. Però poi magari appunto era arrivata Virginia che ha fatto palla di fuoco in mezzo a cazzo. Per dire. Ed è un peccato, per carità, cioè io capisco che la pedina, soprattutto un mago, non è che può essere chissà quanto precisa, nel senso, se sta a sparare un cono di ghiaccio, sta a sparare un cono di ghiaccio, se sta a sparare una palla di fuoco, i meteoriti, i tornadi, ok. Infatti probabilmente portarsi in arciere slash ladro è molto meglio. Però cazzo, poi magari è anche interpretata, non riesco a dirlo, è fatta per essere fatta 1v1. Probabilmente, perché appunto le pedine durante tutti gli enigmi se ne stanno fuori, quelle robe lì. Conta che Fallout 5 uscirà nel 2077. Deve uscire prima. Beh, abbiamo un range di 50 anni, guarda il lato positivo. Con la cena è più facile, ma con magie esplosive o roteando con il ladro... Allora, roteando con il ladro già è più facile. Il mago credo che qua sia qualcosa di... non dico impossibile, ma devi stare tanto, tanto attento. Molto. Vabbè, finché... no, infatti, guarda, come ho detto prima, Zuji, il pelo a me non me ne importa niente. Diciamo, total body, total pelo. Mettiamola così. Poi ti ricordi il tizio di città che ti aveva detto che sono state trovate statue incredibilmente reali? Quelle voglio andarla a spippolare, perché magari sono dei... rimasugli, dei sorta di signorini con la lancia che escono dall'acqua in miniatura. Ma la prossima volta ce ne andremo a esplorare, perché tanto lì mi hanno bloccato. Puoi avere come pedina che Cozzalone, se hai la pazienza di farla, sì. Ma poi non gli hanno programmato bene gli a dove colpire. Sì, loro buttano in mezzo, dicono vabbè, io prego Dio. Con la Risa ne vai. Ah, con Will intendo Wilhelmina. Fate bene a abbreviarla. La Sfinge è totalmente senziente. Infatti è difficile distinguere quando sia mostro e quanto umana. Ma infatti è stata quella la cosa. Io l'ho apprezzata tantissimo la sua quest, perché si vede tantissimo che inizia con... come posso dire? Ostilità nei tuoi confronti. Perché dice, ah cazzo, un altro che è venuto qua a prendere i tesori della Sfinge. Che mo mi sa cagnare de botte, io poppo via, vaffanculo.
Tu man mano che vai avanti con i suoi indovinelli, i suoi enigmi, vedi che si addolcisce sempre di più, sempre di più. Mantiene la sua parte da mostro che te imbruttisce quando stai per sbagliare. Però poi diventa sempre più amica, ti dà una mano negli indovinelli alzando delle piume. E alla fine ti dice, ah, mi dispiace fare a bordello, bordello, bordello. Però in realtà te stava a cercare di fregare e di ah, ok, non sei così scemo. È bellissima come roba. A me pare siano comportate molto bene le pedine. Sì, ma perché gli ho detto di stare ferme. Paradossalmente. In New Game Plus probabilmente si sciotta brutalmente. Ma infatti per il New Game Plus, ve lo dico, se ce lo giochiamo, ce lo giochiamo con una mod che aumenta la difficoltà. In New Game Plus, per quanto che si spippolerà la storia, sarà molto differente rispetto al game. Almeno qualcosa per aumentare le barre della vita, le resistenze, qualcosa spippolerò. Tecnicamente sempre sì, Sunny, sempre sei la voglia e la pazienza di farlo. Io non starei a guardare il mio professore per un'ora di creazione del personaggio. Ha generato il piccolo segreto della missione della statua? No. No, oggi abbiamo preso solo quest. Io ho pensato al boss all'inizio gioco. Per le minchia! Vero, non ci ho pensato, Elda, delle statue incredibilmente reali. Non è che sono delle statue incredibilmente reali. È che è passata la Gorgone. Ha pietrificato una vacca, un sauro, una cosa. Non è che sono delle statue iperrealistiche. Sono poveri stronzi che sono stati pietrificati. Ah... Sì, sì, inizia proprio che ti schifa. Però vediamo. Ovviamente qua off mi metterò un attimo anche a spippolare se mi sono perso casse, cose, sperando di non incappare in qualcuno che mi dà questo. Infatti io l'unica cosa che probabilmente farò è andare verso gli shop, comprare la merda, comprare le tinture, le cose. Me li tiro. Perché, ma tra l'altro... Pure a Vern sono risbucate altre quest, perché mi pare che qualcuno mi ha chiacchierato. Non mi ricordo chi mi ha chiesto di incontrare, forse Wilmina o qualcun altro. Però comunque ragazzi, abbiamo fatto tardi anche oggi. Lagganti, ma comunque sempre gorgianti. Io vi ringrazio per la compagnia, spero che la live vi sia piaciuta. Noi ci vediamo domani sera con Dragon Age, sperando che la situazione migliori. Perdonate tutti questi problemi di connessione, purtroppo ogni tanto succede così. Fortunatamente oggi è stato molto chiacchiere, giri e compagnia. Quindi poi gli occhi non li ha smolecolati così tanto. Ma fatemi vedere chi siete, fatemi vedere chi siete. Vedo un Kyle, vedo un Matt. Fammi vedere. Vedo Elda, vedo Foxy, vedo Gigi, vedo Gretia, vedo Paragone, vedo Noob, vedo Lilith, vedo Mark. Vedo Paco, vedo Pira, Regress, Richard, vedo Rufus, Tarsai, vedo Zugi. Fammi vedere se vedo qualcun altro. Forse anche Lon, perché molti non mi apparite, anche i Lurk, ragazzuoli. Grazie sempre a tutti quanti. Io vi ringrazio per la compagnia e ricordate sempre Corgi Gang fa ben bang. Beh, ci vediamo domani sera. Grazie sempre di tutto quanto. Ciao ciao. Masquerade, hide in both.